Di nuovo buongiorno a tutti, benvenuti all'Assemblea Cittadina del Partito Democratico. Ringrazio in particolare gli assessori e consiglieri comunali presenti. Siamo qui oggi perché il 21 marzo è stato approvato il documento di pianificazione strategica sul futuro del porto di Termini Imerese. Un documento importante che dopo molti anni di totale stallo darà un'identità ben definita di ciò che sarà l'evoluzione dal punto di vista turistico-commerciale del porto stesso. Il Partito Democratico ha lavorato per mesi con costanza e trasparenza, cercando di valutare al meglio quale potesse essere la migliore visione di sviluppo per la città e lo ha fatto con l'autorità portuale e con l'amministrazione, proponendo, richiedendo e valutando attentamente qualsiasi documentazione pervenuta. Ci riteniamo soddisfatti per aver trattato con meticolosità e scrupolosità un argomento così importante. E mi dispiace sia stato criticato il voto del Consiglio Comunale, perché credo che la democrazia vada sempre rispettata e non vissuta come se ci fossero vinti o vincitori, perché quando si parla della nostra città miriamo al bene collettivo. Ritengo, scusate, l'emozione come sempre, auspico comunque al bene degli intenti e soprattutto al cambio di rotta nel vedere finalmente una città unita che diventi comunità, perché il vero lavoro inizia adesso. Adesso passo la parola al vice segretario del Partito Democratico, Francesco Marramaldo. No, vabbè, tanto volevo essere brevissimo, semplicemente. Abbiamo il tecnico. Risolviamo chiaramente. No, volevo essere comunque molto breve e ricollegarmi a ciò che ha appena detto il nostro presidente Noemi. Purtroppo questo è un argomento estremamente complesso che ha visto diverse fasi svilupparsi nell'arco di più di un anno e mezzo. Per questo motivo non si può analizzare con leggerezza e con delle posizioni personali troppo, come posso dire, rigide, senza entrare in un dialogo che possa essere per appunto costruttivo e di crescita comunque tra chi ascolta e chi comunque sta vivendo questa situazione al di fuori dei ruoli istituzionali. Quindi volevo ringraziare tutti per essere venuti oggi proprio a scoprire insieme come si è arrivati a questo risultato e soprattutto, la cosa più importante, qual è il ruolo adesso del nostro partito e in realtà della cittadinanza di Termini Imerese per fare in modo che tutto ciò che è stato svolto in questi mesi non venga insomma, ad avere poco significato. Grazie. Buongiorno, benvenuti a questa assemblea. Ringrazio Noemi e l'intero direttivo che hanno condiviso la proposta e l'organizzazione di questo momento assembleare, peraltro aperto alla città. Loro sono stati molto bravi, nel senso che hanno avuto anche l'accortezza di scrivere, seppur sinteticamente, quello che è il contenuto. Che è quello che è stato il contenuto del loro intervento. Io in qualche modo ci ho provato pure, però alla fine non l'ho scritto, quindi procederò un po' a braccio, ma non tanto, perché in realtà ho scoperto, un po' riordinando le idee e gli appunti, se così si può dire, che buona parte dell'intervento che avrei voluto fare oggi a questa assemblea lo avevo già scritto, grazie a voi, nei mesi precedenti ad oggi. A me piace partire innanzitutto da quello che è stato il mandato che questa assemblea ha dato a me e a tutto il direttivo. La nostra mozione congressuale, unitaria, unica, metteva, e oggi e tutt'oggi mette al centro due parole a noi molto care. Le due parole sono persone e lavoro. Parto dalla prima, persone.
Ce lo siamo detti già qualche giorno fa nel ribadire il senso di questo incontro di oggi. Noi siamo il partito delle persone che si incontrano, delle persone che si confrontano. Vogliamo essere il partito delle persone che portano all'interno del tessuto cittadino un dibattito che non sia meramente virtuale, ma un dibattito che possa essere corroborato dal guardarsi in faccia, dal percepire le espressioni e i sentimenti che ognuno di noi ha nel momento in cui affronta un argomento, che sia delicato, che sia meno delicato, ma che comunque impatta sulla vita di ognuno di noi. Allora, la prima ragione per cui oggi noi ci troviamo qui è quella di mantenere fede all'impegno che abbiamo preso con noi stessi e con la città. Vogliamo essere il partito delle persone e non lo facciamo oggi a distanza di oltre 6 mesi da quando ci siamo insediati come direttivo, come assemblea del Partito Democratico, perché ricordate certamente che questa non è la prima assemblea pubblica che facciamo, ma anzi proprio in questi locali, era la fine del mese di ottobre, abbiamo tenuto ulteriormente un'assemblea pubblica sul tema dello sviluppo portuale. Questa vuole essere la nostra cifra, così come si usa dire. Noi discutiamo insieme alla città e per la città. Cerchiamo di approfondire quelle che sono le tematiche complesse che si trovano dinanzi all'orizzonte di sviluppo del nostro comprensorio. Non è facile, ne accettiamo le sfide e con umiltà ci mettiamo a servizio della nostra città. Dicevo, il binomio persone e lavoro. È altrettanto vero che in questi mesi ci siamo molto concentrati sulla questione del lavoro. Lavoro che può vedere, grazie allo sviluppo delle attività portuali, un ulteriore sostegno per questa città. Avremo modo di declinare al meglio quello che può volere dire quanto ho appena accennato. Allora, l'assemblea di oggi vuole ancora una volta tracciare il passo di quello che è il ruolo del Partito Democratico in questa città. Lo diceva Noemi, veniamo soltanto questa settimana da un importante passaggio consiliare, e ringrazio qui l'assessore e consigliere Corpora che assieme al consigliere Militello hanno portato in seno al Consiglio Comunale la maturazione delle istanze che il Partito Democratico ha voluto offrire al dibattito cittadino. Aprendo la parentesi dei ringraziamenti, non posso che ringraziare il Vice Sindaco Nicola Cascino per la sua presenza, a nome e in rappresentanza di tutta l'amministrazione in questo caso. Ringrazio il consigliere Francesco Paolo D'Angelo, col quale abbiamo anche come partito, nella normalità delle cose, dialogato in questi mesi in modo molto proficuo, rispettoso e leale, e lo ringraziamo per questa sua attenzione e sensibilità. Dicevo, non ho fatto come Noemi e Francesco un discorso scritto, un po' perché è mia abitudine, un po' perché riordinando le idee ho trovato che buona parte delle cose che forse era giusto dirsi oggi le avevo già scritte non in una vita precedente, le avevo scritte nel mese di settembre scorso. Noi a settembre, lo ricorderanno molti di voi, abbiamo trovato il modo, ce lo siamo conquistati, di approfondire le tematiche dello sviluppo portuale sempre all'interno di un'assemblea, ed è stata la prima assemblea che abbiamo convocato sul tema,
È stata un'assemblea molto partecipata che è durata parecchie ore, lo ricorderete tutti voi che eravate presenti anche in quel caso. Se me lo consentite, voglio con voi riprendere quello che è stato, in modo molto sintetico ovviamente, quello che è stato il restituito di quella assemblea. E credo che queste parole possano servire molto a capire il punto all'interno del quale oggi ci troviamo, il punto al quale siamo arrivati. Perché una delle domande che spesso mi vengono, diciamo, poste in modo provocatorio a volte, in modo costruttivo altrettante volte, ma voglio prendere sempre il buono, e questa assemblea certamente serve anche a noi in prima battuta per condividere quello che abbiamo cercato di fare in questi mesi. Quella sera era il 7 settembre, concludendo, chiudevo queste riflessioni mettendole per iscritto, che ho fatto un po' la battuta sui miei amici qui accanto che avevano scritto, però effettivamente scrivere serve. Serve a cristallizzare nel tempo, a rileggere, a riflettere su quello che si è poi maturato nel corso del tempo stesso. E quella sera scrivevo: per prima cosa vorrei dirvi che al di là di ogni retorico ed egoistico compiacimento, il confronto serrato e non nascondiamo a tratti acceso del nostro incontro ci restituisce la giusta prospettiva e dimensione di un partito vivo. Questa è una espressione che usavo in quel caso e sento di poter ribadire oggi. All'interno del nostro partito c'è stata una discussione seria, aperta, ma sempre costruttiva. Non devono preoccuparci differenti punti di vista che mi sono apparsi sempre aperti al confronto. Semmai ciò che ci deve preoccupare sono le eventuali posizioni arroccate e chiuse al dialogo. Con onestà vi dico che ho visto prevalere in modo univoco i primi alle ultime. Uti singoli et uti cives. A mio modo di vedere è emerso con chiarezza come nel nostro modo di ragionare l'obiettivo al centro della riflessione sia inequivocabilmente la nostra comunità. Per noi è questo un obiettivo rispetto al quale mai abdicheremo a favore di istanze individuali. Certo, queste parole contestualizzate al settembre scorso forse assumono ulteriore pregnanza rispetto al punto al quale siamo oggi: la comunità, le istanze individuali. Voglio partire proprio da questo assunto per proporvi alcuni principi di sviluppo del ragionamento e poter così definire alcuni concreti scenari per il nostro contributo politico. Quanto condividerò da qui in poi è frutto dell'ascolto delle vostre parole e della riflessione che in queste settimane mi hanno consegnato alcuni cittadini, amici e conoscenti. Ovviamente quanto riportato al momento resta mia unica responsabilità. Ecco qui, nella lettura a ritroso, un evidente passo avanti. Quello che qui si scriveva non è più la responsabilità di un coordinatore di circolo. Siamo riusciti a stare tutti dentro un'unica posizione, ribadisco, anche nelle differenti prospettive, ma una posizione di sintesi che oggi qui rappresentiamo con la forza di una posizione condivisa e che mette al centro non gli individualismi o i singoli, ma la comunità e la nostra comunità di partito. E vado qui al contributo e alle direttrici di sviluppo che ci siamo dati nel costruire questo nostro dibattito interno e nella proposta alla nostra città. Sono tre punti. Così cominciamo a dare concretezza a quello che è stata l'azione del Partito Democratico in questi mesi e cosa l'ha guidata. Il primo punto: l'idea di uno sviluppo integrato e coerente alle vocazioni della nostra città sembra, a nostro modo di vedere, il punto fermo a partire dal quale muovere ogni considerazione. Più volte in questi mesi
è ritornato il refrain di Termini Imerese città industriosa. A questa idea credo dobbiamo guardare per trovare una chiara visione di sviluppo del nostro territorio. Non ho sentito nessuno in queste settimane contrapporsi all'idea di pensare ad uno sviluppo della nostra città che non possa essere il risultato di politiche composite, inerenti ai vari settori produttivi e dei servizi. Il Partito Democratico, in modo chiaro, sostiene uno sviluppo integrato e coerente delle differenti vocazioni della nostra città, che possa servirsi di un'infrastruttura come quella portuale per rafforzare percorsi virtuosi di crescita e di progresso. Nelle ultime settimane, in modo equivoco, io ho sentito parlare di una contrapposizione tra visioni, solo turistico, solo industriale, solo commerciale. Nel nostro intento c'è stato sin dal primo giorno in cui si è parlato di Porto a Termini Imerese, in quest'ultima fase del dibattito, chiaramente non è nato certamente oggi o in questi mesi o in questi ultimi 16 mesi il dibattito sul porto, sulla nostra città, ma in modo chiaro l'abbiamo detto, nella nostra visione vi è una perfetta compenetrazione delle varie anime e delle varie funzioni portuali che possono stare insieme in modo armonioso. E diciamocela tutta, sul tavolo non c'era l'opzione turistica rispetto a quella commerciale, lo dobbiamo dire in modo chiaro, non si discuteva di questo, si discuteva al massimo di come poter mettere insieme queste differenti prospettive, non dimenticando quella che è la funzione per noi sempre importante anche dal punto di vista storico Peschiareccio. Abbiamo cercato di dare il nostro contributo in tal senso, nel giungere ad una proposta capace di tenere insieme tutte queste varie dimensioni. Allora, questo finto dibattito, noi abbiamo un progetto, voi ne avete un altro, non è mai esistita, è un falso storico. Quello che si è valutato, e lo riprendeva Noemi richiamando il voto del Consiglio Comunale di lunedì scorso, non era una prospettiva piuttosto che un'altra. Quello che si doveva valutare era la proposta del proponente, l'autorità portuale di sistema, e rispetto a questa interloquire per comprendere in che modo, in base a quelli che erano per ognuno di noi i principi ispiratori di questo dibattito, poter contribuire. Ecco, il nostro contributo voleva ed è andato in questa direzione di un opportuno bilanciamento di queste differenti funzioni. Procedo con maggiore rapidità. Quindi il primo punto lo voglio fissare in modo chiaro, è assumerne le responsabilità e gli eventuali successi di un'azione di questo tipo. Il Partito Democratico ha puntato sin dall'inizio ad un bilanciamento equilibrato ed armonioso delle differenti funzioni produttive che si potranno realizzare all'interno del porto. Questo è un primo punto. Io non so quanti altri possono affermare questo, non lo so. Secondo tema, il Partito Democratico sostiene un progetto di sviluppo della città che in modo inderogabile si ispiri a criteri di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute al fine di garantire il benessere dei propri cittadini. Non accettiamo da nessuno lezioni o tentativi di mescolamento di carte in tavola. Il Partito Democratico da sempre e per sempre difenderà il territorio, i propri cittadini e la salute dei cittadini nel suo territorio. Non esiste da nessuna parte che possano venire attacchi a questa coalizione e al Partito Democratico su questi temi. Noi saremo i primi a difendere questo principio, oggi e sempre. Ce lo diciamo in modo chiaro. E allora, uno sviluppo equilibrato, armonioso, che tenga in conto delle differenti prospettive di tutela del territorio e dei cittadini che vivono in quel territorio. Questo è ovvio che non va dichiarato a parole. Perché a parole siamo tutti bravi, forse io non lo sono, ma a parole mediamente siamo tutti bravi. Cercheremo di comunicarvi in questa assemblea e lo vedremo insieme in che modo sarà possibile, dal nostro punto di vista, tentare di portare in porto, mi viene da dire, questo tipo di
azioni. Terzo punto, e mi fermo sulle enunciazioni di principio, cioè su ciò che ha guidato il Partito Democratico in questi mesi. Il Partito Democratico sostiene quale metodo decisionale quello proprio della democrazia partecipata. Non ho trovato documento prodotto in questi mesi, in queste settimane, in cui il Partito Democratico non ha trovato il modo per ribadire questo approccio alle decisioni. Quello della democrazia partecipata, quello della discussione, quello del confronto aperto. E non vuole essere testimonianza semplicemente quella di oggi. Beh, dite che fate democrazia partecipata perché avete fatto delle assemblee. A parte il fatto che questo è vero, mentre altri non l'hanno fatto, ma probabilmente bisognerebbe riconoscere un merito ulteriore al Partito Democratico, che è quello di avere sin dall'inizio chiesto all'amministrazione e a tutte le parti in causa che queste decisioni passassero per il Consiglio Comunale. Ora, probabilmente qualcuno di voi che sta ascoltando e che magari per difficoltà a dedicare tempo alla questione non coglie subito il senso di quello che sto dicendo, dice: ma è scontato che il Consiglio Comunale si dovesse interessare di queste tematiche? Beh, guardate che scontato non lo è per nulla, scontato non lo è per nulla, perché nel corso di questi mesi a livello istituzionale e di procedure è cambiato tutto rispetto a quello che era il dibattito che ha avviato questa fase di discussione sul porto. E se guardiamo ancora a ritroso negli anni, qui ci sono persone che non sanno che nel 2007 il porto di Termini Imerese è passato all'autorità portuale di Palermo in un unico sistema. Qui forse ci sono persone che ancora non sanno che facciamo parte di un sistema multiporto assieme agli altri porti della Sicilia occidentale. Sembrerebbero dettagli, però probabilmente non lo sono. Molti di quanti ci ascoltano probabilmente non lo sanno, e alcuni altrettanto, ma probabilmente fanno finta di non sapere, che con un intervento normativo degli ultimi mesi le autorità portuali di fatto hanno avuto il via alla possibilità di decidere quasi autonomamente quello che è il destino strategico delle infrastrutture da loro governate. Potremmo discutere di questo. Alcuni vedono in un'azione di questo tipo una maggiore capacità decisionale affidata a queste autorità dello Stato. Attenzione, non stiamo parlando di autorità private o di società tra amici, stiamo parlando di autorità governate dallo Stato. Ok? Se noi guardiamo a 500 metri al di là, siamo all'interno di un territorio sotto il governo dello Stato. Non mi pare che ci sia nulla di strano in questo, però diciamocelo. Allora, in riferimento al Consiglio Comunale, il Partito Democratico, proprio in questa prospettiva di tenere il dibattito aperto nella forma più democratica e partecipata possibile, ha sempre chiesto che tutti gli atti sulla pianificazione portuale passassero dal Consiglio Comunale. Consiglio Comunale dove l'amministrazione della quale noi facciamo parte non ha i numeri per decidere nulla. Forse a qualcuno sfugge. Non ha i numeri per decidere nulla. E allora che significa questo? Significa che siamo degli incoscienti, che vogliamo portare in Consiglio Comunale provvedimenti dei quali poi magari non conosciamo la sorte e l'esito? No. Abbiamo consapevolezza che su queste decisioni la città debba essere coinvolta in tutte le sue espressioni. E allora c'è l'assemblea cittadina, c'è il Consiglio Comunale, massima espressione di quella che è la rappresentanza cittadina. Ci sono state le altre assemblee che sono state organizzate, dove il Partito Democratico ha partecipato. Non ci siamo mai negati al confronto e al dibattito con nessuno. La città cosa ci ha restituito? Perché in queste ultime settimane
e giorni in particolare si è sentito un po' di tutto. Beh, se riconosciamo e rispettiamo le istituzioni, così come in un paese democratico dovrebbe essere, il Consiglio Comunale che ha dato una sua espressione su un documento dovrebbe darci in modo chiaro e senza particolari dietrologie o interpretazioni non corrette quella che è la maturazione del dibattito in questa città. Perché lo ricordo a me stesso, sono certo che tutti voi avete chiaro questo. Sul potenziale voto a questo documento, che in una fase iniziale era previsto a tutti gli effetti, l'amministrazione comunale contava, a meno di, come dire, particolari sorprese, di 5 voti. I 2 del Partito Democratico, i 2 del Movimento 5 Stelle e l'ulteriore voto della lista Riuniamo Termini. Questi erano i numeri in Consiglio Comunale all'inizio di questo percorso. Il Consiglio Comunale nell'ultimo voto di lunedì scorso ha restituito un risultato forse sorprendente, ribaltando, lo dicevamo Franco qualche sera fa, ribaltando totalmente le posizioni. Siamo passati da 5 potenziali sostenitori di un'amministrazione a 5 contrari alla delibera proposta dall'amministrazione, non tanto al DPSS, sto parlando della delibera poi proposta dall'amministrazione, perché su questo dobbiamo distinguere. L'amministrazione è intervenuta in quella quale e nella delibera proposta dall'amministrazione comunale molti dei punti dibattuti durante le nostre assemblee, durante il nostro dibattito interno, sono state inserite. Oggi non siamo qui a celebrare un successo, per nulla, anzi abbiamo dato un titolo a questa assemblea che è molto chiaro per chi lo vuole leggere: dopo il DPSS. Non stiamo qui a discutere di quello che è stato, di quello che poteva essere, vogliamo discutere di quello che c'è da fare oggi, domani e dopodomani e comprendere quelli che possono essere i percorsi, i ruoli e le azioni da mettere in campo, perché è evidente che con l'approvazione definitiva che avverrà poi per mano dell'autorità portuale, attenzione, anche qui stiamo attenti, sarà l'autorità portuale a dotarsi del documento di programmazione. Abbiamo detto dopo il DPSS, quindi oggi no, la nostra attenzione va a quello che è il momento successivo. Momento successivo che, guardate, avevamo, e lo dico apertamente, avevamo cercato di anticipare al dibattito odierno e avevamo cercato di anticipare al dibattito odierno quello che vuole essere il nostro approccio per il futuro, proponendo un emendamento alla delibera consiliare. Emendamento che non nasce dalla fantasia di qualcuno. Questo emendamento sapete dove nasce? Nasce all'esito dell'assemblea dell'ottobre che il Partito Democratico ha celebrato proprio presso questa struttura. Lo ricorderete molti dei presenti, quella volta ci eravamo lasciati nell'intento di tutti insieme proporre la nostra visione da far passare attraverso il documento di programmazione. Poi, come dicevo, sono cambiati gli iter procedurali e di conseguenza non è stato necessario proporre in quella forma l'emendamento, ma l'avevamo, grazie anche al lavoro dei nostri consiglieri, recuperato attraverso un emendamento alla delibera che si è votata solo lunedì. Cosa diceva di più questo emendamento rispetto a quanto contenuto già nella delibera? Parlava chiaramente di quelli che sono quei 3 principi ispiratori che hanno guidato la nostra azione in questi mesi. Parto dall'ultimo,
che è quello della democrazia partecipata, della condivisione, dell'apertura al confronto. In quel documento si chiedeva che all'interno del DPSS ci fosse un impegno anche da parte dell'autorità portuale a sottoscrivere un accordo con l'amministrazione comunale che potesse riguardare i tempi di attuazione, le modalità e tutto quanto concerne la fase dopo il DPSS. E c'era un ulteriore elemento per noi particolarmente pregnante, quello che tutte queste decisioni di particolare rilievo ancora una volta passassero attraverso il Consiglio Comunale. Guardate, questo è un punto che rivendichiamo con particolare forza, perché forse anche all'interno della nostra coalizione non si era tutti convinti di questo approccio. Lo abbiamo quasi preteso e alla fine, almeno per questa prima fase, ottenuto. C'erano all'interno di questo emendamento alcuni principi che guardavano a quelle tematiche di salvaguardia del territorio, della salute pubblica, perché è ovvio che ancora tutto quello che sarà dell'organizzazione concreta, di quello che potrà discendere dallo sviluppo di questo piano di investimenti del nostro porto, non è definito. E allora, quale sarà la via di deflusso del traffico, quale sarà la specifica localizzazione di alcune attività? Ci sono molte cose ancora da dover definire. Questo noi chiedevamo, che tutto ciò potesse rientrare all'interno di un accordo e che attraverso la fase di pianificazione che riguarda in particolare le aree di interazione città-porto, il comune di Termini Imerese, la comunità di Termini Imerese potesse essere ascoltata e resa parte attiva di questo processo. Allora il Partito Democratico che cosa ha fatto in questi mesi? Ha fatto il suo ruolo, che è quello di partito che si confronta all'interno, che cerca di far fiorire delle posizioni condivise che tengono conto delle istanze che la città fa arrivare, perché abbiamo tenuto in conto benissimo di quelle che sono le istanze che almeno differenti parti della città hanno manifestato. Però il compito di un partito come il nostro è quello di riuscire ad intercettare tutti questi interessi sani. Nessuno di noi ha mai parlato di una prevalenza di un interesse rispetto ad un altro. Sono tutti interessi sani e legittimi quelli che abbiamo ascoltato. È ovvio che un partito come il nostro non può guardare a quell'equilibrio al quale facevo riferimento poco fa, ad un equilibrio tra le varie posizioni, ad un equilibrio tra le varie sfaccettature dello sviluppo. Credo che possiamo affermare oggi di essere stato un elemento stabile e di riferimento in questo dibattito. Certo, non l'abbiamo fatto con le prime pagine, non l'abbiamo fatto con slogan social, lo abbiamo fatto tra le persone, lo abbiamo fatto all'interno delle nostre assemblee, all'interno del nostro partito. Probabilmente siamo manchevoli da questo punto di vista, però ci ostiniamo ancora una volta a credere che all'effimero si debba contrapporre la concretezza dello sguardo che possiamo rivolgerci l'un l'altro, perché questo è quello che ci può dare fiducia. E voglio chiudere sul tema della fiducia. Noi siamo stati evidentemente criticati e lo saremo anche nel futuro, figuriamoci. Qualche giorno fa rivedevo un filmato di questi che in modo grazioso per ora girano per l'appunto sui social, dove, come sapete, ho partecipato a qualche competizione elettorale fa, e nel 2017 avveniva proprio uno di quei momenti di passaggio ai quali facevo riferimento poco fa, che è il passaggio
del nostro porto assieme a quello di Palermo alla nuova configurazione nell'autorità di sistema della Sicilia occidentale. Beh, in quell'occasione c'erano alcuni candidati, non voglio citare per evitare polemiche inutili, che sostenevano nel momento in cui si doveva passare all'autorità di sistema di Sicilia occidentale che forse noi dovevamo uscire dall'autorità portuale di Palermo Termini Imerese. Visione abbastanza fuori dal tempo, visione abbastanza slegata da quelle che erano le norme ormai in vigore. Quindi in qualche modo cercando di dare una impressione di forza della nostra città che si ribellava a quei poteri forti, salvo poi vedere in questi filmati che girano in questi giorni affermare di avere grande fiducia nell'autorità portuale e soprattutto nel suo presidente, al quale si affidavano proni e supini rispetto a quelle che erano le sue volontà. Ecco, noi abbiamo messo al centro una semplice cosa, non una totale fiducia, non una totale fiducia, ma un massimo rispetto istituzionale nei confronti dell'autorità di sistema e del suo presidente. Non abbiamo messo in mano i destini della nostra città e in quella che sarà l'azione che vogliamo continuare a fare ci caratterizzeremo per questo. Abbiamo semplicemente offerto rispetto istituzionale, non ci siamo lasciati appindolare da nessuno, contrariamente a quanti facevano a quel tempo, mettendo un tappeto rosso: accomodatevi, questa è casa vostra, questa rimane casa nostra. Sappiamo al contrario che dentro casa nostra dobbiamo interloquire in modo serio con persone che hanno responsabilità di governo su questo nostro stesso territorio, e da lì, dal rispetto delle istituzioni, dal rispetto dei ruoli, dal rispetto dei cittadini, dal rispetto delle persone, che la nostra azione prende linfa e continuerà in questi mesi che verranno. Grazie. Grazie. Allora, Franco Piro, colonna portante del nostro partito. Sul mio profilo Facebook ho pubblicato l'avviso di questa iniziativa. È un cittadino terminale importante, perché percorre tutti i giorni le strade della nostra città e vi può anche sanzionare. È intervenuto dicendo sostanzialmente tre cose. Primo, ancora parlate di un porto, ormai è tutto fatto. La seconda cosa che ha detto è: ma dice, guardi, parlati, una vita facci di parlare, e avete venduto il nostro porto all'autorità portuale. La terza cosa che ha detto è: avete deciso di fare solo la parte commerciale, futtinuvinni della parte turistica. Ora, siccome non è uno che stava arrivando in quel momento da Timbuktu e non sapeva niente di quelle che sono state le vicende terminali, la cosa mi inquieta, perché capisco il tasso di strumentalità che ci può essere in ognuno di noi, segnatamente nella persona di cui sto parlando, ma capovolgere totalmente i dati di fatto incontrovertibili, spacciarli come veri e su questo costruire tutta una propria opinione, che non è l'opinione di uno ma è l'opinione di tanti su cui si è fatto e si è costruito battaglia politica, questo
è ancora di più inquietante e soprattutto inaccettabile. E allora ritengo che sia, come dire, giusto anche fare riferimento a queste cose, come se, voglio dire, nella nostra città questi 18 anni che sono passati dal momento in cui nel 2004 fu approvato il piano regolatore del porto, che in verità è ancora quello vigente, come dire, siano passati in vano o durante questi anni non sia successo niente. Io vorrei sottolineare innanzitutto che nella vicenda che ci ha accompagnato dal 2004 al 2022 sono successe delle cose. La prima cosa è che fino al 2007 il porto apparteneva alla regione, apparteneva cioè al demanio regionale. Voi tutti sapete che tutta la parte della nostra città che va dal bastione della ferrovia fino al mare è tutto demanio marittimo. È tutto demanio marittimo. Quindi la presunzione o l'ignoranza di dire il nostro porto, il porto che aveva la città di Termini Imerese, è assolutamente privo di fondamento. È come se, avendo noi la stazione ferroviaria di Termini Imerese sul nostro territorio, pretendessimo di dire che la stazione ferroviaria è dei cittadini di Termini Imerese o che l'amministrazione comunale può decidere cosa fare della stazione ferroviaria. L'esempio è calzante, guardate, è perfetto. Nel 2007, con un voto unanime, peraltro, del Consiglio Comunale su mozione, si decise di accettare la proposta di far passare il porto dal demanio regionale al demanio statale e di trasferire le competenze gestionali del porto, oltre che quelle pianificatorie, dalla regione, per l'appunto, che io, siamo tutti di memoria corta, ma io ho una memoria vivissima. Nel 2004 io sono diventato vice sindaco con la pensazione giunta e una delle prime cose che ho provato a fare è cercare di capire cosa fare del porto. La prima riunione convocata per il porto ho dovuto convocare, non mi ricordo bene, forse 17, comunque tra 15 e 20 enti, ognuno dei quali aveva una sua competenza sul porto. La mia totale incazzatura fu al momento in cui, discutendo dell'impianto di illuminazione che era stato devastato e non funzionava più, tra quei 17-18 enti presenti lì non si riuscì a trovare chi aveva realizzato l'impianto di illuminazione. Vi sembrerà, come dire, assurdo, ma così era. Quella era la situazione. C'è un porto non gestito e non gestibile in quella condizione. Per cui, su voto unanime del Consiglio Comunale, che pose alcune condizioni, una delle quali ora ve la dico qual era, decise di passare all'autorità portuale. Si chiese la realizzazione del piano regolatore, soprattutto la questione del porto turistico. In tutti gli anni seguenti l'autorità portuale ha sempre giocato, cioè davanti ti diceva sì sì sì, di dietro in realtà non faceva nulla, quando addirittura ho testimonianza diretta dell'allora presidente Bevilacqua, ti diceva: io sul porto turistico a così non lo faccio mai, non lo farò mai. E questo è stato il primo punto di rottura, il 2007, il passaggio all'autorità portuale. Secondo punto di rottura, l'intervento che richiamava poco fa Vincenzo dell'autorità di sistema portuale, che cambiava totalmente le prospettive, perché noi facciamo parte di un sistema che è quello della Sicilia occidentale. Peraltro vi faccio presente che le comunità di Gela e di Licata, che hanno due porti non marginali, hanno chiesto di entrare a far parte dell'autorità portuale e con la legge di novembre, legge nazionale,
Gela e Licata sono, i porti di Gela e Licata sono entrati a far parte dell'autorità portuale di sistema portuale. Perché? Perché hanno capito che il futuro è dell'autorità portuale, che sui porti, soprattutto quelli di interesse nazionale, come è diventato evidentemente che prima era solo di interesse regionale, c'è un investimento fortissimo da parte del nostro paese e da parte dell'Unione Europea. Basta guardare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una parte dei quali sono già praticamente a disposizione di Terni. Terzo punto di rottura: il fatto che mentre fino a un certo punto l'autorità portuale babbiava, a un certo punto l'autorità portuale ha deciso di rompere un po' questa situazione di immobilismo assoluto che c'era sul porto di Termini Imerese e avanzare una proposta, attendendo che si insediasse un'amministrazione votata dai cittadini. Questo è avvenuto, come voi sapete, a ottobre del 2020. Quarto punto di rottura: la legge nazionale di novembre, che ha ridefinito funzioni, ruoli di piani regolatori, di documenti di programmazione strategica, di autorità portuali, di comuni, eccetera, lo ricordava anche qui Vincenzo, stabilendo che il porto, le attività portuali, la pianificazione del porto fosse di esclusiva competenza dell'autorità portuale, senza bisogno di chiedere pareri più a nessuno, mentre prima c'era un parere del comune. E questo per sveltire le procedure, eccetera, eccetera. Benissimo. Questi quattro punti di rottura vanno tutti insieme considerati per comprendere cosa sono stati questi anni e in particolare l'accelerazione che abbiamo avuto, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo. Io vi faccio presente anche che la prima versione del documento di programmazione, di pianificazione allora, oggi programmazione strategica, l'autorità portuale, è intervenuto il 3 dicembre del 2020. Il parere positivo del Consiglio Comunale è stato espresso il 21 marzo del 2022. Sono passati 16 mesi. Primo. Secondo, quello che è stato votato in Consiglio Comunale attraverso il parere è la quarta versione del formale del documento di programmazione strategica di sistema presentato all'autorità portuale. La quarta perché nel frattempo, essendosi sviluppato nella nostra città e con l'autorità portuale un dibattito intensissimo che ha visto protagonisti tutti quelli che hanno voluto essere protagonisti, mano a mano l'autorità portuale è andato modificando i suoi originari intendimenti fino ad arrivare all'ultima versione che poi è stata votata favorevolmente con quella maggioranza che richiamava Vincenzo. Cioè siamo partiti che eravamo 5 e 11, è finita che 5 hanno votato contro e 11 sostanzialmente hanno consentito l'approvazione del PSS. Questo è un dato politico non di poco conto, è un dato politico significativo che testimonia, per quanto mi riguarda in questo momento, che questo lavoro che è stato fatto in questi 16 mesi è stato un lavoro da una buona parte del Consiglio Comunale alla fine condiviso, o comunque contro il quale la parte maggioritaria, grandemente maggioritaria del Consiglio Comunale non ha ritenuto di dover esprimere un parere contrario. Anche questo elemento costituisce un elemento importante. La seconda questione è che il documento di programmazione strategica è l'inizio, perché davanti a noi c'è un grande lavoro ancora da fare, che compete all'autorità portuale, compete all'amministrazione comunale di Termini Imerese, compete alla città di Termini Imerese, questa volta non più tra due soggetti, autorità portuale e comunità di Termini, ognuno dei quali parla per i fatti suoi e agisce per i fatti suoi, perché il meccanismo del DPSS, per le cose che già ci sono,
esige che ci sia un lavoro congiunto, oserei dire condiviso, tra l'autorità portuale e la comunità di Termini Imerese nelle sue espressioni, l'amministrazione e il consiglio comunale, che noi volevamo rafforzare con l'emendamento di cui parlava poco fa e che credo illustrerà poi Enrico. Detto questo, io vorrei tratteggiarvi brevemente che cosa in realtà contiene questo documento. E non vi sembrerà strano, ma io non parto dal DPSS approvato, parto dalla proposta che aveva formulato il Comitato Città Porto, poi definito nella sua assemblea. Io lo dico per inciso, tra le tante, diciamo, energie che sono state impiegate in questi mesi, le energie che si sono, come dire, identificate nel Comitato Città Porto hanno dato un loro contributo, sia pure molto critico e oppositivo, diciamo, hanno dato un contributo di elaborazione non poco significativo, parte del quale paradossalmente, ma così è stato recepito anche dall'autorità portuale. Quindi parlare, discutere, confrontarsi, non è vero che non serve a niente, che è tutto già stato stabilito, non si capisce da chi. Cioè, c'è sempre questa cosa del complotto, cui è già tutto stabilito, ah, c'è un contamo niente, ne picchiate di fissa, eccetera, eccetera. Non è vero, questa vicenda dimostra tranquillamente. Io dovrei un attimo trovarmi, chiedo scusa. Forse devo andare da qualche altra parte. Sì, devo andare qui. Devo andare da un'altra parte, scusate. Parto da questa proposta del comitato, che è questa di qua. Questo documento finale, assemblea pubblica. Se si ha, chiedo scusa. Ma abbiamo dovuto improvvisare stamattina, perché in realtà eravamo predisposti per l'avvento, poi adesso abbiamo dovuto cambiare un po' tutto. Ecco, ci siamo. Allora, questa è la proposta che per ultimo ha formulato il Comitato Città Porto. Prendo questa parte qua che è più chiara. Ora, come vedete, il comitato ha formulato questa proposta qua, che non corrisponde esattamente al vecchio piano regolatore, ma anche per loro, diciamo, rappresentava un'evoluzione. Come vedete, la parte nord, c'è il porto turistico, il molo, con questo molo che non è più quello del piano regolatore, un altro molo, anche quest'altro molo, questo trasversale più piccolo, questo di qua per intenderci è nuovo, e poi c'è la parte, diciamo, commerciale. Io vi invito a fare una proporzione tra la parte turistica e la parte commerciale. Diciamo che 35% del porto è destinato a attività turistiche, 65% è destinato ad attività commerciale, comprendendovi anche la parte a terra. Vi prego di contare quante navi ci sono. Diciamo, lasciamo perdere questa, la crociera, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 navi commerciali, di cui 2 sono traghetti, 2 sono navi di fusiere ed una è una nave portacontainer. Lo dico a beneficio di chi ritiene che la proposta del Comitato Città Porto fosse che di fare del porto di Termini Imerese solo attività turistica. Non è vero. Ha proposto
gran parte di destinarlo all'attività commerciale, una parte destinarlo all'attività turistica. Che cosa non c'è? Non c'è un ridisegno di questa area della spiaggetta, per intenderci, dove per esempio sarebbe restata la strada che passa davanti da Morpino come strada di collegamento per andare nel molo di sopraflutto, cioè per arrivare qua, quindi con i camion, gli autobus, i macchine che passano sempre vicino alla spiaggetta. Non affronta completamente la questione di quest'area qua, quella che parte dal Barratina per andare verso i laghetti, e non affronta la questione questa, di quest'area qua, che noi ci chiamiamo area Rucirco, non ci vanno i circhi, per... vabbè, a questo ve l'ho voluto fare vedere per dire, diciamo, che questa era la proposta dell'autorità portuale. Andiamo ora invece a come è stato definito nel DPSS l'assetto, diciamo, non so perché non si apre, chiedo scusa. Ecco, scusa, vi faccio perdere un po' di tempo, ma recupero del mio parlare, diciamo. Eccolo qua. Allora, vi faccio vedere innanzitutto questa carta. Che cos'è questa carta? Questa carta disegna la nuova situazione della giurisdizione portuale e quindi sono dell'autorità portuale, sono aree dello Stato. Alcune di queste, la parte tutta interna, già c'erano, erano dello Stato e dell'autorità portuale. Invece, se guardate questa linea qua, questa tratteggiata, vedrete che questa linea si sviluppa innanzitutto comprendendo la cosiddetta area circhi e comprendendo la parte, diciamo, di via Cristoforo Colombo, questa qua, e poi prosegue oltre il Barratina fino ad arrivare ai laghetti. Quindi queste due aree, questa qui e questa qua, questa del Barratina, non sono più aree, o meglio, la proposta è che non siano più aree del demanio regionale, ma siano passate al demanio statale per entrare a far parte della giurisdizione dell'autorità portuale. Perché? Perché in questo modo l'autorità portuale può investire su queste due aree. Perché il comune di Terni Mese non può andare a investire a Cerda. Se c'è un pezzo di Cerda, come c'è, che fa parte di Terni Mese si può investire. Allora, al fine di consentire all'autorità portuale di investire anche su queste due aree, si è ritenuto di comune accordo che queste aree venissero proposte per passare dal demanio regionale al demanio statale. Questa la possiamo togliere, vado sempre molto velocemente, e adesso vi faccio vedere quest'altra mappa qua. Questa è l'ultima elaborazione, diciamo, presentata proprio pochi giorni prima del Consiglio Comunale, che rappresenta sostanzialmente tutto quanto, diciamo, sono le intenzioni del DPSS. Allora, come vedete, qui ci sono parecchie novità. Innanzitutto, che questa parte qua, diciamo, questo uncino in basso che rappresenterebbe, diciamo, quella parte del porto turistico che si dovrebbe aggiungere a che cosa? Al porto turistico che si prevede debba essere realizzato qui, cioè qua di fronte a noi, che comprende quest'area qua e quest'area qua. Poi, nel caso in cui questo uncino, io lo chiamo uncino, si verificasse che si potrà fare, si aggiungerebbe questa parte qua,
ma già questa parte qua è una parte importante, perché a conti fatti lì ci vanno da 450 a 500 posti in parco. Questa parte qua viene riservata alla pesca. Lo richiamo anche per un altro motivo. In quella famosa mozione del Consiglio Comunale del 2007 c'era scritto che si passava all'autorità portuale, ma con il vincolo che le attività di pesca dovessero rimanere qua, cosa che il Comitato Città Porto non ha considerato, perché ha previsto invece che la pesca dovesse essere spostata al Molo Veniero. Dice, che vuol dire? Può non voler dire niente, per carità, i tempi passano, però questa era la situazione. Io non ricordo in nessuna assemblea che qualcuno abbia avuto, diciamo, l'accortezza di richiamarla questa cosa. Benissimo. Queste qua sono tutte aree destinate, capannoni eccetera, destinate all'attività turistica, diportistica. Qua ci va l'alaggio, cioè il fatto di poter scendere le barche, salire le barche. Qui ci va il travel lift, che è quello che prende le barche, eccetera, eccetera. Questa area qua, che è questa di questo molo, diciamo panciuto, è in corso di definizione, è tutta area destinata al diportismo e al turismo, con questa stecca che sono servizi e questa parte qua che sono, come vedete, alberi, eccetera, eccetera. Questa parte qua, il Barratina, che abbiamo detto poco fa, si passerà, almeno questa è l'intenzione, al demanio dello Stato e quindi entrerà nella giurisdizione dell'autorità portuale, come vedete è destinata a una totale riqualificazione. Innanzitutto tutta l'area dei laghetti, tutto il fronte mare e poi questa parte qua, che attualmente però è occupata dal depuratore e dal centro comunale di raccolta. E poi c'è il Barratina, che ovviamente costituisce un vincolo non indifferente. Però il passaggio alla giurisdizione dell'autorità portuale, fermo restando che ciò che si deve fare lì resterà di competenza del Consiglio Comunale, si dice area di interazione. Si dice area di interazione perché vuol dire che la competenza a pianificare, quindi stabilire che cosa bisognerà fare su quest'area, è del Consiglio Comunale d'intesa col Comune, quindi il Consiglio Comunale d'intesa con l'autorità portuale. Quando e se dovesse essere sbloccata la vicenda del depuratore, io non so quando e non so nemmeno se alla fine si farà, diciamo anche quest'area potrebbe essere interessata, ma comunque tutta la parte, per intenderci, che comincia dove c'era l'ex tirapiattello fino ad arrivare al primo dei laghetti oggi di Artese, per intenderci, è tutta area sottoposta a risanamento, su cui peraltro c'è già una pianificazione, che è quella del piano regolatore del Comune, e quindi il Comune se la trova già bella pronta. Andiamo a quest'area qua. Come vedete, qui ci sono le navi, una, due e tre. Vi ricordate quanto ce n'erano nella proposta del Comitato Città Porto? 5. Cosa sono queste navi? Questa è la nave portacontainer. Questa è traghetto, rinfusiera, dipenderà. Questa è una nave rinfusiera, che è quella che attualmente trasporta, porta, eccetera, eccetera, sia i fertilizzanti, sia la ghiaia, che dà origine a problemi. Perché soprattutto quando si è vento come ha chisso, questa polvere va dappertutto. E allora si è ritenuto, l'autorità portuale è stata d'accordo, di spostare stabilmente questa attività chiamata polveruvetta da qui, dal molo trapezoidale, dove peraltro dà molto fastidio alla pesca, oltre che alle barche, di spostarla qua, in quest'area qua, che in tutte le aree, diciamo anche nella proposta Città Porto, è comunque destinata ad attività portuali.
il molo veniero non sarà più destinato all'attracco di navi, ma tutto il molo veniero, una parte dell'area Circhi, questa parte qua di via Cristoforo Colombo di fronte a noi, l'area diciamo del dente della spiaggetta e quest'altro triangolo qua, che oggi sono occupati dai cantieri che fanno diciamo i blocchi per sistemare i moli, tutta quest'area qua sarebbe destinata a parco urbano. Qui è previsto che la strada per arrivare qua passi al confine senza entrare in città, ma svolgendosi tutta, come vedete, dentro i confini dell'autorità portuale. Quindi no, il traffico pesante non interessando in nessun modo il territorio urbano. Tutta quest'area qua è soggetta quindi a parco urbano e a risanamento eccetera eccetera. Tenete presente che qui nel nostro piano regolatore è prevista la strada di collegamento tra qua e Laica, che è una strada che sposterà il traffico verso i confini dell'autorità portuale, mentre via Cristoforo Colombo sarebbe destinata esclusivamente a una fruizione di carattere pedonale, creando anche qui quindi un parco che si unisce alla parte abitata, peraltro dove ci sono impianti sportivi eccetera, quindi creando una zona completamente nuova di fruizione collettiva senza problemi di traffico. La circoscrizione dell'autorità portuale si allarga anche a mare, vedete queste strisce qua? Questo vuol dire che tutta questa parte di mare entrerà a far parte dell'autorità portuale. Perché questo? Perché chi cavolo doveva fare? Questo è uno dei nostri interrogativi fondamentali. Ma chi avrebbe dovuto fare questa parte? Finalmente l'autorità portuale ha sciolto il nodo dicendo lo faccio io, perché mi entra nella giurisdizione portuale e quindi la posso fare, anzi è mio dovere farlo, come sarà dovere dell'autorità portuale intervenire qui, perché questa resta giurisdizione dell'autorità portuale, ma la competenza alla pianificazione si sposta dall'autorità portuale al comune di Termini Imerese. E lo stesso dicasi qua, interviene l'autorità portuale su pianificazione del comune di Termini Imerese. Delle tre navi abbiamo detto, questo sarebbe l'eventuale crociera eccetera eccetera. Questo è quindi, diciamo, in linea di grande massima quello che è stato portato in Consiglio Comunale e su cui poi il Consiglio Comunale, con quella maggioranza di cui abbiamo parlato, ha fatto quello specifico. Io per questa parte ho finito, però vorrei farvi vedere un'ultima cosa. Che apparentemente c'entra poco, in realtà c'entra moltissimo. Era Excel. No, scusate. Ho sbagliato. Ho finito. Eccolo. Questo che vi sto facendo vedere è un piccolo lavoro che ho fatto io, provando a ricostruire gli investimenti che in questo momento sono in corso o arriveranno fra poco nel comune di Termini Imerese. Rispondo subito alla domanda, che c'entra? C'entra, non solo perché, come vedete, c'è una parte che riguarda il porto, che sono circa 100-101 milioni, ma perché il tema che si pone è questo, cioè la nostra città, che fino a qualche anno fa, ne abbiamo parlato moltissimo, io personalmente su questo sono intervenuto tante volte, da parte di noi stessi termitani veniva considerata una città persa, dove non c'erano prospettive, dove gli investimenti erano fermi, la zona industriale abbandonata, il porto fermo da vent'anni eccetera eccetera. Gli stessi termitani si sono convinti che alla fine non c'era più niente da fare,
che era l'unica cosa che si poteva fare era emigrare. E comunque, diciamo, lo sconforto, cioè, io mi sono sempre ostinato di dire: guardate che Termini è un luogo bruciato per tutta Italia, guardate che arriveranno perché ci sono tutta una serie di linee di tendenza. Non sto a dirvi cosa. Ora io vi vorrei fare vedere, non sono neanche tutti, cioè chi di sotto un milione li ho trascurati, per intenderci. Allora vi voglio fare vedere questo coso, guardatevelo da voi. Allora vi dico, Comune di Termini Imerese, progetti PNRR 5.000 e 3.500, già finanziati. Poi ci sono interventi con fondi nazionali per la messa in sicurezza, San Giovanni, eccetera, 4 milioni. Poi c'è Floriopoli in via di finanziamento, 4 milioni e 250, che è questo PNRR. 1,5 milioni per il Tribunale PNRR. Poi ci sono i fondi per il porto. C'è un residuo da spendere per quanto riguarda il completamento del molo, che sono circa 20 milioni, 35 milioni per il dragaggio del porto, 6 milioni per l'elettrificazione delle banchine, 36 milioni che sono interventi sulla logistica, sempre PNRR, e 3 milioni per la nuova stazione marittima. Uno dei temi che è entrato nel discorso del Consiglio Comunale sull'approvazione del DPSS, che l'approvazione del DPSS era necessaria o comunque funzionale al fatto che l'autorità portuale potesse presentare i progetti a valere sul PNRR per queste 6, 36 più 3, quindi fa 45 milioni. Che cosa sono? L'elettrificazione delle banchine è intuitivo. Elettrificate le banchine, le navi si attaccano alla luce e non c'è bisogno più di tenere i motori accesi. Per abbattere l'inquinamento dentro i porti, questo è l'unico sistema: elettrificare le banchine e consentire alle navi di attaccarsi con la presa elettrica. I 36 milioni che cosa sono? Sono interventi diversi. 8 milioni sono per le gru che servono per i container. Le gru sono quelle telescopiche, quelle che vanno a scomparsa. Sono quella scomparsa, cioè quelle che si abbassano quando non sono in esercizio, quindi non sono quelle fisse, no, orribili, tipo quello che vedete a Palermo. Poi ci sono 14 milioni da destinare al molo di sottofrutto per la realizzazione della stecca dei servizi, più tutte le altre cose di cui avevamo parlato, 14 milioni per qui per realizzare quei capannoni di cui parlavamo, per sistemare l'alaggio, il travelliste, eccetera eccetera, e per creare un parcheggio. I 3 milioni sono invece per la nuova stazione marittima, no, la nuova, a Termini non c'è stato mai stazione, per la stazione marittima. Proseguo. Comune di Termini Imerese con progettazione SIS, nuova strada al porto, quella che passa da qua, per intenderci, 7 milioni e mezzo. Poi c'è il collegamento porto strada statale 113, 15 milioni e mezzo. Le barriere frangiflutti che serviranno anche per il ripascimento e quindi per metterci la sabbia sulle spiagge. Barriere soffolte, sì, che sono, non si vedono, un succhisti cade i laghetti, per intenderci, cioè, sono sotto e non si vedono. Poi c'è l'interporto, che però c'è un punto interrogativo per 80 milioni, ma sembra che la regione lo voglia fare. 6 milioni e 7 invece che sono in via di, praticamente lo stanno appaltando, che è il nuovo svincolo della zona industriale per il collegamento all'interporto. Poi ci sono 10 milioni per la banda larga nell'area industriale, l'IRSAP, 8 milioni fermi, chissà se li spenderanno mai, per il depuratore della zona industriale. C'è il nuovo metanodotto Gagliano Castelferrato della SNAM, che ha subito un ritardo di 2 anni perché nel frattempo a Rete Ferroviaria è venuto in testa di progettare il mega galattico viadotto sul fiume Torto, che interferiva sul metanodotto, e quindi la SNAM ha perso 2 anni per poter ridisegnare il tracciato del metanodotto. Poi c'è Terna, che ha un investimento grossissimo, Tirrenia Link, i 2 cavi che partono da Termini Imerese, uno va in Campania e uno va in Sardegna, cavi non vi pare che sia tutt'altro, su cavodotti che vanno ad altissima tensione,
E questi qua, diciamo, sono 100, 200, non li abbiamo potuti quantificare, la parte che riguarda proprio strettamente Termini Imerese. A questo proposito, vi volevo dire che mentre alcuni, diciamo, infuocati consiglieri comunali dell'opposizione si battevano per la difesa dell'ambiente intaccato dalla proposta del nuovo porto, nel frattempo presentavano una mozione in consiglio comunale per fare ribaltare la precedente mozione che aveva votato il consiglio comunale, che invitava Terna, anziché a fare il secondo impianto a Caracole, di spostarlo nella zona industriale. Ebbene, questi stessi consiglieri comunali che vanno gridando per eccetera eccetera, bene, hanno presentato una mozione per dire no, quella mozione precedente non importa, ora Terna può fare quello che vuole, l'importante è che nessuno riceve di una. Al mio paese si chiama malamente, insomma, per intenderci, no? Ma ve lo dico tanto per fare un esempio di che cosa stiamo parlando. E arriviamo a questa qua, che è Rete Ferroviaria Italiana, tratta Fiume Torto Vercara, raddoppio. Quello che incide sul territorio di Termini Imerese sono 350 milioni. Voi avrete saputo che l'amministrazione comunale, noi, quelli, potevo dire senza tema di smentita, primissimo il Partito Democratico, ci siamo opposti e ci stiamo opponendo violentemente a che venga deturpata la zona, chiamiamola Bivio di Cerda, dove c'è Floriopoli e dove c'è tutto un progetto di parco tematico, senza motivo. Perché questo viadotto non è un viadotto ferroviario, è un viadotto stradale che parte da sotto Sciara, attraversa tutta la vallata del Fiume Torto, Pichira a scuppare a ridosso di Floriopoli, con tutto un sistema di svincoli, contro svincoli, per fare passare due macchine e ornu, sostanzialmente, che sulla quale noi ci opponiamo. La sovrintendenza ci ha detto no, la regione è orientata a dire no, eccetera eccetera. Comunque si tratta di 350 milioni. E infine, una rotonda alta 8 metri, i 2 milioni e mezzo che lei ne le sta spendendo per fare un parco fotovoltaico dentro la città. Io non so se avete fatto la somma, si tratta di 1 miliardo. È come se a Palermo in questo momento ci fossero investimenti per 25 miliardi, è come se in Sicilia in questo momento ci fossero investimenti per 500 miliardi. Se voi considerate 25 mila abitanti in Termini Imerese, non c'è proporzione. Cosa vuol dire questo? Quello che io sostengo, che ho sostenuto anche qui, Termini è un luogo cruciale dello sviluppo, e lo sviluppo di Termini Imerese, se è nelle mani dei cittadini di Termini Imerese, dipende da tutta una serie di condizioni, da tutta una serie di enti che hanno autorità sul territorio di Termini Imerese, con cui noi dobbiamo discutere. Discutiamo con Terna, abbiamo discusso fino ad ora positivamente con l'autorità portuale, solo Rete Ferroviaria fa finta di non capire, ma capirà, perché andrà a sbattere, su questo non c'è dubbio, capirà che questo intervento non lo può fare. Chiudo dicendo questo: su tutto questo non solo ci deve essere l'attenzione del Consiglio Comunale, ci deve essere l'attenzione di noi cittadini. Noi abbiamo proposto, e credo che l'assessore Corpora ci sta lavorando, che venga costituito un comitato permanente di consultazione con le associazioni e le parti sociali per parlare di PNR, ma per parlare di tutti gli investimenti, in cui parlare anche del piano strategico della città metropolitana, di cui questa città non si occupa, che invece dovrebbe occuparsene, perché raccogliendo anche le istanze che sono venute dalle associazioni. Con questo messaggio che lancio anche al vice sindaco, oltre che al nostro assessore Corpora, cioè che venga istituito al più presto, perché noi abbiamo bisogno di sviluppare il confronto con la città, che questo tavolo venga istituito al più presto. Io ho finito, scusate, non sono potuto essere brevissimo, ho finito, grazie. Però dopo la chiusura dell'intervento di Franco con 1 miliardo di euro, dico che può essere da lei. Dico qualche cosa di nuovo, c'è giusto? Stiamo studiando. Bravo.
Grazie. Intanto complimenti a Franco Piro, ma non c'è bisogno che li faccia io, perché con la sua magistrale, dice, direi, lucidità ha illustrato bene intanto il progetto del porto, e francamente fino adesso io non avevo sentito nessuno parlarne in questi tempi. E poi anche per il resoconto che ha fatto alla fine e che avrei voluto comunque enucleare io, quindi mi ha un po' anticipato. Allora intanto io vi ringrazio per questa assemblea. Vincenzo, il segretario, parlava di incontri non virtuali, ai quali io credo che forse ormai i cittadini non sono più abituati. Prima si stava sui circoli, nei circoli si stava a discutere anche per le strade certe volte. Oggi si è perso un po' questa abitudine a parlare di cose serie, sto parlando per non fare solo partite di carne. E quindi, tornare a incontrarsi per guardarsi in faccia e dialogare davvero, facendo passare sempre quelle che sono le emozioni anche della comunicazione verbale o non verbale che sia, io la ritengo sempre di fondamentale importanza. Sono passato un attimo in avanti, io intanto appunto dicevo vi ringrazio per questa opportunità. Porto chiaramente i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco in particolare, che oggi non è presente perché per gravi motivi familiari, diciamo, perché la mamma ha subito un intervento piuttosto pesante nei giorni scorsi e quindi è uscita dall'ospedale. E porto naturalmente i saluti di tutti i miei colleghi assessori. Qui si è parlato in questi mesi si è parlato di un argomento davvero, davvero difficile, complicato. È stato per noi complicatissimo, come faceva riferimento qualcuno, effettivamente comunicare qual è la realtà vera di questo progetto del porto. Io non vorrei rifare lo stesso escurso su Di Franco, perché è stato fatto in maniera molto chiara, vorrei solo soffermarmi su un paio di cosette. Io personalmente ritengo che questo è un argomento davvero complicato, ma è un argomento che alla fine si poteva anche semplificare moltissimo. Cioè, qui c'era un DRP del 2004-2007 che aveva stabilito determinati criteri di allocazione della parte turistica piuttosto della parte commerciale e così via. Bene. Dimenticando, ecco, e mi ha fatto cenno Franco più di una volta, che l'unica autorità che può decidere su ciò che c'è da fare all'interno del porto è proprio l'autorità di sistema portuale adesso. Non ci sono altri che possono decidere in casa dello Stato, in questo caso è passato allo Stato, cose che sono appunto di loro competenza e non di competenza del Comune di Termini o di altri enti. E quindi questo è un primo assioma da cui partire. È stato detto più volte, e Franco lo ha ribadito, che il porto turistico, cosa che il Comitato Città Porto credo abbia portato in maniera forte in questi mesi avanti come principio, di trasferire la parte turistica a nord, è un qualcosa che era assolutamente irrealizzabile. Ma lo dicono, non è che lo dicono le persone, lo dicono i fatti. Cioè in questi 15 anni, se qualcuno avesse voluto portare avanti questo principio, perché non si è fatto avanti in questi 15 anni? E ha lasciato che le cose andassero come sono andate e come potevano e dovevano andare secondo l'autorità di sistema portuale. Noi appena insediati ci siamo seduti immediatamente con il presidente Monti e con l'autorità di sistema portuale. E da lì è nata un'interlocuzione forte, difficile, complicata, nella quale noi abbiamo preso atto di questo fatto, cioè del fatto che lì il porto turistico non si sarebbe potuto mai fare, realizzare al nord, perché la pianificazione che l'autorità di sistema portuale aveva fatto con il porto commerciale non avrebbe mai consentito una cosa del genere. Io ricordo benissimo che nel primo incontro che abbiamo fatto la battuta che fece il presidente Monti fu questa:
Ma voi pensate che il ministero da cui dipende, diceva bene Franco, l'autorità del sistema portuale dipende direttamente dal ministero delle infrastrutture, non dipende da nessun altro. Ecco, e questo è il grande vantaggio di avere un'unica autorità. Disse questa frase, ma voi pensate che il ministero mi autorizzi a spendere 25 milioni di euro per realizzare un altro molo tra Pezzolitale, non c'è Pezzolitale, per trasferire 4 barche da sud a nord? Questa è stata la risposta. Quindi noi, prendendo atto di questa situazione, abbiamo rilanciato, abbiamo detto benissimo, vogliamo fare in modo che le cose, come dire, vadano in questa direzione. Però noi rilanciamo dicendo, allora costruiamo quello che di fatto è già è un porticciolo turistico. Se noi parliamo con gli operatori, mi dicono già ci sono 700-800 barche e lo possiamo vedere, sono qua davanti, non è che ci vuole molto a contare. 700-800 barche di fatto già ci sono. E noi abbiamo detto alla tua stessa, benissimo, allora tu fai in modo di investire, e questo l'ha ribadito molto bene Franco, volete investire in modo tale da far decollare veramente questo porto turistico, e in più vi chiediamo un'altra cosa, cioè quella di creare un waterfront, quello, cioè una passeggiata in questo specchio d'acqua che si affaccia qui un po' più alla mia destra, diciamo, andando verso appunto la zona industriale, in cui ci possa essere veramente, che possa diventare un attrattore per la nostra città. E noi lì abbiamo trovato molto, come dire, strada facile da parte dell'autorità di sistema portuale. Devo dire che negli ultimi 3-4 mesi le cose si erano un po' complicate, anzi si erano complicate parecchio. Forse perché il presidente Monti, l'autorità di sistema portuale, ha visto questo tergiversare poco costruttivo della nostra città, devo dire. Quantomeno troppo critico nei confronti dell'autorità del sistema portuale, e chiaramente c'è stata una sorta di raffreddamento nel rapporto, e noi abbiamo dovuto faticare, Franco ne sa qualcosa, nelle ultime settimane per arrivare al risultato a cui siamo arrivati adesso, che sono i 39 milioni. Poi per fortuna c'è stata l'opportunità di avere questi fondi del PNRR, i 39 milioni di cui parlava Franco, che sono una grande opportunità per due motivi: il primo perché ci sono i soldi già stanziati, e il secondo è perché ci sono dei tempi certi di realizzazione, cioè noi in 4 anni, in 5 anni potremo fare tutto quello che non si è fatto in 20 anni, e non è poco. E di questi 39 milioni vorrei ricordare, Franco lo ha detto chiaramente, 14 più 14 saranno destinate alle infrastrutture del porto turistico e del braccio che si dovrà costruire, 3 milioni alla stazione turistica inesistente, alla stazione turistica inesistente, e 8 milioni saranno destinati, perché chiaramente dovrà essere giustificato l'investimento, saranno destinati all'acquisto delle cosiddette giraffe, due giraffe che costano 4 milioni ciascuno, che serviranno per scaricare i container in piena sicurezza. Tra l'altro sono delle giraffe mobili, perché quelle fisse qui, di come è strutturato, ci spiegavano, il molo non è possibile installarle. Quindi questa è, per semplificare, la situazione che si è creata nel... Scusa, Nico, io non ti dimenticavo questo. Questo lo afferma l'autorità portuale, che dice che nel molo di sottopunto le gru e i container Esattamente, non si possono assolutamente mettere. Quindi vedete quante complicazioni ci sono per l'autorità del sistema portuale per capire come sviluppare questo porto commerciale. E cosa che ha sottolineato Franco, e che è sfuggita a moltissimi, è quello che si è fatto rientrare la parte demaniale di cui parlavamo prima, dove eventualmente si dovrebbe costruire questo waterfront, nella competenza dell'autorità di sistema portuale. Noi abbiamo parlato con persone anche privati che ci hanno detto, vice sindaco, se io sono disponibile a fare un project, il project di fatto è già stato presentato, forse nessuno lo sa, ma il project non in maniera molto particolareggiata, ma è già stato presentato, cioè c'è una società privata che vuole investire 25-30 milioni di euro, e quindi poi arriviamo ai 100 di cui parlava Franco,
25-30 milioni di euro per sistemare, eventualmente finire e completare il porto turistico e costruire il waterfront, quindi un project di un privato. E ci ha detto chiaramente: se quelle aree rimarranno demanio regionale, non lo faremo mai, perché ricordo che fino a 150 metri dalla battigia non si può costruire neanche un palo. Questa è una deroga assoluta per la regione siciliana. Mi hanno detto i tecnici, e qua ce n'è qualcuno che mi può dare conferma, che in Sicilia c'è stata una sola deroga per costruire dei piccoli paletti in provincia di Ragusa per costruire un campo di golf. Questa è l'unica deroga che è stata data ai 150 metri, motivo per cui, per esempio, noi abbiamo, voi sapete che abbiamo avuto un'interlocuzione anche... Ma se è picchissimo, Nicola, la strada che va alla zona industriale, questa qui, è abusiva, è bravo, senza deroga. Bravo, è abusivo, perché allora la Fiat ha potuto tutto e hanno fatto fare tutte cose, quindi lo sappiamo. E... motivo per cui, per esempio, la società che voleva investire un bel po' di soldi per creare un parco giochi acquatico qui a, vicino alla foce del fiume, fiume Torto, dove c'era un bel investimento, praticamente in questo momento ha forte difficoltà a far passare questo messaggio, non potrà probabilmente realizzare. È un investimento importante, molto importante, che secondo il loro business plan avrebbe portato centinaia di migliaia di persone qui in questa zona, avrebbe fatto lavorare soprattutto giovani, si parla di 7-800 unità, scusate se è poco, perché a termine 7-800 giovani che dovessero trovare lavoro in questa attività sarebbe veramente forse rilanciare la città. Quindi, secondo me, se molto semplificando molto, scusate, quindi dicevo, invece una volta che rientra questo territorio nell'autorità del sistema portuale, l'autorità del sistema portuale ha tutte le deroghe possibili per costruire e fare quello che vuole. E quindi in questo modo si potrebbero realizzare quelle cose di cui ha parlato Franco. Io dico, sono andato forse un po', no, fuori tema no, però dico, sono andato forse oltre quello che volevo dire a proposito di questo, ma secondo me era molto, molto importante. Noi poi in questi mesi comunque abbiamo parlato con tutti gli operatori del porto e tutti ci hanno detto indistintamente, dai pescatori a quelli che si occupano davvero del diportismo, a quelli che fanno le attività con le navi che arrivano, dice sì, ma è impossibile portare per le questioni di vento che abbiamo, è impossibile portare questi attività, sarebbe il disastro totale. Quindi dove sono allocate, questo è il modo migliore per poter investire e continuare a fare qualcosa di davvero di serio. E Vincenzo ha parlato di invito al dialogo e alla democrazia partecipata. Questo è un invito che io prendo con molto interesse e poi anche sentito da quello di Franco che parlava di un comitato per cercare di aprire il dialogo su tutte queste attività, cioè perché il bello ancora ha detto bene Franco, il bello ancora deve venire, ci sono tutta una serie di interlocuzioni che vanno portate avanti e sono di fondamentale importanza, però nella consapevolezza che il dialogo è fatto dalla capacità di venirsi incontro e capire quali sono le problematiche sul tavolo e trovare una soluzione, ma arroccarsi su posizioni che sono assolutamente irricevibili è chiaro che non è un modo di dialogare. Non è assolutamente vero. Franco all'inizio della sua esposizione lo ha detto con molta chiarezza, mi fa piacere. Quindi, come dire, utilizzare questi strumenti che il Partito Democratico intende portare avanti credo che sia un bene per tutta la comunità e per la nostra amministrazione. E perché noi è chiaro che in questa fase di riprogettazione, di rilancio della città abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Probabilmente, attenzione, noi come amministrazione, io lo dico a me stesso e lo dico nell'ambito della giunta, me ne è testimone Franco qui, Enrico scusami, me ne è testimone, dico continuamente ragazzi dobbiamo fare di più per aprirci alla città, per cercare di capire tutte le categorie interessate e naturalmente i soggetti politici interessati cosa possono fare per aiutarci e darci la mano. Spesso è veramente difficile per questioni anche di tempistica, non è facile perché bisogna andare dietro a mille problematiche che vanno dal contingente, alle piccole cose che dobbiamo cercare comunque di risolvere, però la mia idea, che è quella sempre
di lavorare molto invece sulla strategia, perché più si lavora sulla strategia, cioè più si risolvono le cose di natura strutturale, meno problemi contingenti e giornalieri poi nel tempo probabilmente ci saranno. L'impianto, per dirne una, l'impianto di illuminazione. L'impianto di illuminazione noi siamo costretti a inseguendo quelli che sono i vincoli del bilancio e anche le problematiche dovute al fatto che si rompe una lampada, c'è l'impianto che viene ormai vetusto e viene mangiato dai topi, oppure non si riesce a gestire, a riqualificare una piccola area o a illuminare aree della città che sono completamente al buio. È chiaro che questi sono problemi che affrontiamo così giornalmente e cerchiamo di risolvere. Se invece trovassimo il modo di fare un investimento serio su quello che può essere un nuovo impianto importante, moderno, allora è chiaro che poi questi problemi non ce li troveremo più una volta risolti. E mi ricollego, così vado verso la chiusura del mio intervento, a quella bellissima bellissimo file Excel che ha preparato Franco. E chiaramente sono tutti investimenti. Per quanto riguarda Terna, Franco, l'investimento è 3 miliardi e 700 milioni, tutto l'investimento. Quello che riguarderà la città di Termini sono circa 700 milioni. Però c'è da dire una cosa, è un investimento, come dire, che avrà un impatto importante nella città, non è uno scherzo. E non porterà grandi posti di lavoro, anzi pochissimi posti di lavoro. E lì, anche lì, la prima volta che ci siamo seduti, io personalmente mi sono seduto con i dirigenti di Terna, mi avevano proposto opere di compensazione per 3 milioni di euro. Io ho risposto immediatamente: forse mi volete dire 3 milioni di euro per 10 anni, non 3 milioni di euro una tanto. Scusi, lei sta spendendo 3 miliardi e 700 milioni, mi vuole dare 3 milioni di euro? Non sono assolutamente d'accordo. Ebbene, finalmente ora siamo alla firma del... Io nella contrattazione che c'è stata in questi mesi ho puntato ai 10 milioni di cui parlava Franco, che non sono tantissimi, però non sono neanche pochi. E noi ora nella convenzione che stiamo facendo, loro finalmente lo hanno accettata, fino all'ultimo erano arroccati su 8 milioni e mezzo, ma noi abbiamo detto proprio davanti alla regione: noi non firmiamo se non fate arrivare a questi 10 milioni, e lo hanno accettato. E su questo ci sarà molto da discutere, perché loro hanno messo dei paletti ben precisi, non mi sto a dilungare adesso perché sarà un oggetto di discussione poi appena sarà il momento giusto. Tenete conto che l'investimento partirà già, cioè i lavori partiranno già, se tutto va bene, loro dovrebbero avere tutte le autorizzazioni entro settembre, quindi entro febbraio del 2023 partiranno i lavori, e lì già ci potrebbe essere una prima tranche di finanziamento. Anche se lì ci sono tutta una serie di cose da discutere, paletti importanti che loro hanno messo. E Franco poi parlava degli altri investimenti, 16 milioni e mezzo per la strada che noi abbiamo sbloccato completamente come progetto, da questa giunta ha approvato, e è stato già trovato da parte della regione il fondo da destinare proprio alla realizzazione di questa strada. Le dighe soffolte stanno già, praticamente i lavori già sono stati segnati, i lavori stanno partendo, c'è stato un piccolo ritardo perché la società che ha vinto la gara sta facendo delle dighe soffolte in Campania, e quindi le navi che utilizzeranno per fare le dighe soffolte in questo momento sono impegnate altrove. Abbiamo oltre ai 4 milioni che riguardano il dissesto idrogeologico, i cui lavori fra poco partiranno, ormai siamo quasi in gara di assegnazione dei lavori, e sono importanti perché riguardano il dissesto idrogeologico della zona di Termini Bassa, riguardano il bastione della Villa Palmeri, e una parte, e sono due investimenti lì che sono sia la piazza Santa Caterina e tutta la Villa Palmeri, e poi un altro investimento che riguarda la messa in sicurezza invece della parte della Tocca del Castello. Questi sono 4 milioni di euro che tra poco partiranno tutti. 4 milioni e 800 mila euro in particolare sono quelli che abbiamo, questa amministrazione ha fortemente voluto e ha vinto, e ora sono stati inseriti nel PNRR. Sono 4 milioni e 800 mila euro che riguardano, 2 milioni e 600 mila euro riguarderanno la riqualificazione del Belvedere, su cui noi vogliamo investire molto per farlo diventare un attrattore importante, cioè lì non è un problema di riqualificare la strada, di fare la strada, di sistemarla, Vincenzo. Lì è un problema strategico, cioè bisogna capire
noi cosa vogliamo fare e come vogliamo far diventare quel luogo per farlo diventare attrattore della città. E... solo una cosa, per soffermarmi su questo, lì probabilmente una parte verrà pedonalizzata, però io dico in giunta e dico all'amministrazione stessa, se noi non creiamo le opportunità di fare parcheggi, chiaramente lì faremo una cattedrale nel deserto che non servirà. La mia idea è sempre quella di creare parcheggi qui a Termini Bassa, costruendo un ascensore che porti le persone dalla zona bassa fino al Belvedere. In una prima fase magari si potrà fare con delle navette, poi si vedrà. Questa è una delle richieste che io personalmente ho fatto a Terna. Gli ho detto mi servono 1 milione di euro solo per costruire l'ascensore. Mi hanno detto non ci sono assolutamente problemi, lo possiamo realizzare tranquillamente. E quindi questa potrebbe essere un'ulteriore opportunità per far diventare quello un attrattore per Termini. E magari sì. Poi nel PNRR che abbiamo avuto adesso, quindi dicevo 2.600.000 servono per lì, 800.000 euro serviranno per il Calosso e altro 1.200.000 euro serve per riqualificare il castello, quindi sono 4.800.000 euro. Poi ci sono, invece noi nel PNRR in questa fase avevamo presentato 2 progetti per 10 milioni di euro, uno da 6 milioni e mezzo che riguardava uno che è nella mia testa da anni, che è il progetto di Smart City, vi ho parlato del discorso della riqualificazione dell'impianto elettrico, quindi io volevo fare invece un progetto che oggi è moderno, che si chiama progetto di Smart City. Questo purtroppo, pur essendo l'unico progetto presentato nella città metropolitana di Palermo, non è passato perché sono state ritenute insufficienti alcune caratteristiche, ma io non ci credo, è stato solo un problema secondo me politico per accontentare un po' tutti i comuni. È passato invece quello da 3 milioni e mezzo che riguarda la riqualificazione del monastero di Santa Chiara, che finalmente verrà restituita alla città in tutta la sua bellezza e diventerà un polo culturale per i giovani. Già lì c'è la biblioteca, come sapete, diventerà un polo culturale con i giovani e lì dobbiamo fare interlocuzioni con l'università per capire assolutamente cosa fare di questo. Grazie a Dio è andata così, anche questo progetto ci credevo moltissimo. Questo è da 6 milioni e mezzo, però... Lo c'è giù per il bene, Manco, bravo! Esatto! Bravo! 6 milioni e mezzo del progetto Smart City, comunque io conto, siccome ora usciranno le nuove missioni che riguardano veramente la riqualificazione energetica, quindi le somme che verranno spese e messe a disposizione della comunità europea per la riqualificazione energetica, per la transizione ecologica, la transizione energetica, spero che riusciamo a recuperarlo in quella fase. E c'è qualche altra novità, Franco, che forse molti non sanno. Abbiamo già avuto un primo incontro, anzi 2 incontri, con una società inglese, molto seria, che spenderà 1.200.000.000 per impianti fotovoltaici in Sicilia. 2 di questi sono allocati a Cerda, ma come ha detto Franco è territorio di Termini Imerese. E lì, oltre alle opportunità che ci saranno di sviluppo agricolo, perché non è fatto solo un semplice investimento mettere pannelli sul terreno, questo ormai lo Stato per fortuna non lo consente più, come ne abbiamo parlato. Ormai bisogna fare degli impianti che sono magari asserviti alle attività agricole che sono sotto questi pannelli, in modo da realizzare tutta una serie di tecniche che oggi sono state affinate dagli scienziati, e quindi questo loro vogliono realizzare. E in questo c'è anche un ristoro per il comune di Termini Imerese, di cui ancora non conosco bene l'entità, ma comunque dovrebbe essere intorno al 1 milione di euro. Ma la cosa importante è che ci sarà la richiesta di tecnici che potranno lavorare per questi impianti e anche per la gestione degli impianti, e che probabilmente saranno formati dalla scuola di formazione che verrà fatta da Terna. Terna, fra le cose che mette nei 10 milioni, una di queste è la realizzazione di scuola di formazione. Bene, quindi queste sono le cose, come dire, che ci sono in campo. No, non sono in campo. C'è un'altra, Vincenzo, forse nessuno lo sa, questi ora manca per gli uffici tecnici, ma perché gli uffici tecnici purtroppo in questo momento li abbiamo stressati in una maniera indicibile, e qui stiamo prendendo rimedi, che stiamo cercando di assumere 2 tecnici. Ora partiranno probabilmente tutte le procedure per poterlo fare, siamo riusciti a trovare le risorse per farlo.
ed è importantissimo questo discorso, e 1,5 milioni per esempio c'è un finanziamento per il rifacimento della palestra dietro il Pirandello, perché lì, se vi ricordate, c'era una palestra che ormai è stata abbandonata, questa dovrà essere demolita e ricostruita, e ci sono 1,5 milioni di lavori, manca per noi in questo momento per farli partire. Ma dico, questa è una delle cose pure che ci sono da aggiungere. Quindi io, come dire, mi auspico che con questi buoni propositi che il PD ha di dialogo, di democrazia partecipata, si crei veramente comitati di professionisti, se possibile, di persone, di cittadini comuni, che possano davvero dare una mano e partecipare alla costruzione, alla identificazione di tutte le idee e i progetti che possano veramente concretizzare questi investimenti, che non devono servire soltanto tanto per rifare una strada o rifare quella strada. Ha senso rifarla se è finalizzata, se è, come dire, se è sostenibile nel tempo, nel fatto che servirà a portare ricchezza qui a Termini, a renderla attrattiva nei confronti del territorio, perché il Termini davvero non ha più quella vocazione, quella capacità di attrarre come l'aveva una volta, ma noi è questo che dobbiamo capire. Io, senza fare troppi, come dire, senza esaltarci troppo, devo ricordare a tutti noi che in questo momento siamo a 25.500 abitanti, cioè noi abbiamo perso in 11 anni 2.000 abitanti che probabilmente sono 2.000 giovani, e quindi la risorsa vitale che doveva costruire e rilanciare la città. E questo non è un aspetto da sottovalutare, è un aspetto importante che mi preoccupa per certi aspetti, ma speriamo che tutte queste iniziative che si metteranno in campo consentiranno veramente di cambiare pagina e rilanciare la nostra città. Grazie a tutti. Ringrazio il vice sindaco per questo intervento molto interessante, e poi volevo mandare un abbraccio personale al sindaco e alla sua mamma con un augurio di pronta guarigione. Assessore Enrico Porporo. Grazie, sì. Ringraziamo pure Gaetano, che non è qui con noi perché ha pure problemi, diciamo, familiari, sì. Allora, più, come dire, quasi si è detto tutto, un po' dobbiamo affrontare l'argomento, diciamo, dell'emendamento che abbiamo proposto, che un po', diciamo, come dire, si circoscrive l'argomento a quelle che sono le parti, diciamo, i passi successivi, perché l'approvazione del DPSS non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Però permettetemi di ritornare prima su due aspetti relativi un po' alle accuse che sono state mosse, di cui di alcuni ne ha parlato chiaramente Franco e non ci ritorno. L'accusa della svendita, quando Franco ha chiarito bene i rapporti di forza, diciamo, e di proprietà tra virgolette fra comune e autorità portuale, ma un po' permettetemi di ritornare sul problema ambientale, perché la discussione ha chiarito bene come le fonti di inquinamento si sono ridotte notevolmente, diciamo, sia rispetto al piano regolatore vigente, diciamo, del 2004, dove ricordo che c'erano previste 5 attracchi di navi ro-ro, e vi volevo dare dei numeri che sono presenti nel piano regolatore, cioè 5 posti significavano una movimentazione di merci e di automezzi per circa 200.000 mezzi pesanti l'anno, che se uno si fa il calcolo e li divide per settimane e per giorni, diciamo, si arriva a quel fatidico numero che si era stato imputato nel nostro progetto, quindi nel progetto dell'autorità portuale, scusate. E l'averle ridotte a uno significa passare andare di un quinto, diciamo, in meno, quindi a 40.000 mezzi, e questo è anche sotto il profilo ambientale, perché evidentemente non solo le navi, ma anche i mezzi pesanti, diciamo, e la circolazione dei mezzi pesanti comporta l'inquinamento per il nostro territorio.
anche rispetto alla proposta di città porto, di comitato città porto, che prevedeva più attratti. È lo stesso per la movimentazione dei container, dove è previsto sia nell'una e nell'altra proposta un attracco per navi container, e anche nel vecchio piano regolatore. Nel vecchio piano regolatore è previsto un attracco per container proprio qui dove è attraccata questa nave turca, diciamo, questo è scritto nero su bianco sul vecchio piano regolatore. La proposta dell'autorità portuale la sposta sul bacino di riva. Ma fatemi soffermare su un'altra dura critica, che è quella di aver ostacolato il referendum. Non ne abbiamo parlato. Bene, è bene che si sappia, diciamo, come sono andate le cose. Diciamo, non c'è stato l'ostacolo, cioè la non ammissibilità del referendum, è stato decretato da una commissione che è indipendente, diciamo, dalla politica. Perché? Perché mentre per far questo noi abbiamo modificato il regolamento comunale. Il regolamento comunale prevedeva che la commissione originariamente, siccome non si era mai forse avuto bisogno di questa commissione, la vecchia commissione era formata dal segretario comunale, dal difensore civico, che come sapete è di nomina politica e non esiste più, ma è di nomina politica, e poi il terzo rappresentante ora credo che era il giudice di pace, tra l'altro senza nessuna indicazione su come scegliere il giudice di pace. Per cui, diciamo, anche su nostra proposta è stato modificato il regolamento comunale in modo tale che la commissione fosse più indipendente, in quanto prevede sempre il segretario generale, che come sapete non è un dirigente a libro paga del comune, ma dimmi se sbaglio, ma è una espressione del Ministero dell'Interno e quindi dello Stato, con funzione di controllo sugli enti locali. Il presidente del Tribunale di Termini Imerese, che non è espressione sicuramente politica o un suo delegato, e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Termini Imerese o un suo delegato, che sicuramente non è espressione politica. Quindi con queste nomine ci siamo tenuti fuori. L'inammissibilità è avvenuta per problemi puramente, diciamo, legali, ma sicuramente non c'è stata, proprio con questa modifica del regolamento, nessuna intenzione dell'amministrazione di intervenire nella decisione. Esatto, ha un ruolo di garanzia. Bene, detto questo, ci siamo noi mossi, come diceva giustamente Vincenzo, quindi seguendo un po' questo spirito di difendere gli interessi della città, però rimarcando tutti quelli che erano i dubbi, le iniziative, diciamo, che sono state portate avanti con l'apertura del dibattito all'interno del Partito Democratico, sia all'interno che all'esterno, e soprattutto anche con l'obiettivo non ultimo, diciamo, di tenere unita la coalizione, che non era un obiettivo che aveva i suoi rischi, diciamocelo francamente, e questo ce lo siamo detti. Ricordo, non torno sugli aspetti, diciamo, del dibattito, che sono francamente stati illustrati prima di me, quindi per poi passare all'emendamento, però alcuni punti ce li siamo detti. Uno dei primi, diciamo, la possibilità, diciamo, della costruzione del molo sporgente, quello, diciamo, la risposta ci è arrivata chiaramente nel corso degli incontri, ma ci è arrivata chiaramente anche per iscritto, cioè l'autorità
l'autorità portuale ha messo per scritto in atti pubblici che sono francamente diciamo consultabili, che i fondi del PNRR non sarebbero serviti per la costruzione del molo sporgente, e di questo ce ne dovevamo fare, come dire, una ragione in vista diciamo delle trattative per il progetto. E un altro tema forte che noi ci siamo posti fin dall'inizio, e per Vincenzo, era la chiarezza di chi doveva fare cosa, chi era il soggetto attuatore e i finanziamenti, ma non solo quanto erano i finanziamenti, ma anche come venissero spesi. Bene, questo è stato un argomento, diciamo, come dire, un punto di scontro molto forte, uno dei motivi diciamo per cui si è addivenuti a delle variazioni successive all'ultima variazione del PSS è proprio la stesura, la chiarificazione nel PSS di come venivano spesi, quindi non solo quanto era l'ammontare, diciamo i famosi 36 milioni più 3 più 6 per l'elettrificazione della banchina. E questo, diciamo, dobbiamo dire grazie al duro scontro, anche questo facilmente documentabile dalle interlocuzioni scritte, dagli atti amministrativi fra l'amministrazione, il sindaco e l'assessore alla portualità. Ma io credo che un passo decisivo in questo senso sia avuto, e qua Francesco D'Angelo me ne darà atto, diciamo, quando si è capito che in seno alla coalizione e in seno al Consiglio Comunale un DPSS senza una chiarificazione, diciamo, delle spese non sarebbe mai passato. E penso che questo messaggio è arrivato chiaro e forte all'autorità portuale. E poi di tutti gli altri punti che noi chiedevamo, diciamo, sono stati illustrati dall'intervento sull'area Cischi, sul lungomare Cristoforo Colombo, sulle aree di interazione città-porto, diciamo, sono stati dei punti su cui abbiamo avuto risposta, sulla riqualificazione delle aree balneari, attraverso, diciamo, con tutto quello che si è detto prima, e quindi non voglio ripetermi, sulla riqualificazione degli edifici storici, bene, su alcune cose chiaramente non abbiamo avuto risposte certe, mi riferisco per quanto riguarda a tutti i problemi connessi con le strutture esistenti nell'area a sud, anche se il grosso passo avanti è stato quello di aver inglobato questo nella, come diceva Franco, nell'area di giurisdizione portuale, e saranno tutti i problemi da affrontare. Il problema quindi che ci siamo posti con l'emendamento è stato duplice, cioè è riempire di contenuti. Come riempire di contenuti tutto quello che nel documento di pianificazione strategica del sistema rappresenta, che è una cornice, no? Ci ha illustrato molto bene Franco due punti di forza che sono l'area di interazione città-porto a nord, con la riqualificazione da un lato della spiaggia, degli edifici, l'allontanamento della nave e dell'allontanamento della non c'è più l'attracco della nave su quella zona, e su quello che ne verrà fuori e che ne potrebbe venire fuori, ma già non si parla più di cementificazione a mare, su questo noi siamo molto fermi. Ecco, su alcuni argomenti, e poi diciamo, per quanto riguarda gli interventi sullo lungomare, sull'area Cinti, si è parlato diffusamente e non mi ci soffermo. Quindi
che cos'era il cuore di questo emendamento. Il cuore di questo emendamento era solo due, cioè uno è un accordo fra l'amministrazione comunale e l'autorità di sistema portuale, che doveva definire che cosa, gli impegni che venivano assunti per la realizzazione di tutte queste opere complesse, e anche su come procedere, sul cronoprogramma, sulla ubicazione, e via via si vanno stendendo. E poi anche la scrittura di un documento di indirizzo alla pianificazione, che dovrà contenere una serie di altri punti. E tutti questi due strumenti che erano previsti e che sono previsti nel nostro emendamento dovevano passare poi al vaglio del Consiglio Comunale. Era un modo per dire, ridare nuovamente, forza alle decisioni del Consiglio Comunale, cosa che la nostra opposizione un po' ci rinfacciava. E gli argomenti sono che ve ne cito alcuni, cioè abbiamo visto per l'area nord le soluzioni da adottare per il Molo Veniero, che è il famoso quartiere d'acqua, ma che non comprende solo lo specchio a mare, comprende anche quella parte di banchina corrispondente al quartiere d'acqua, che lì, anche lì, sì, essendo zona di interazione città-porto, si dovrà con l'autorità portuale comportarne l'uso, e quindi quello che potrà venire fuori nella zona di un parcheggio anche a disposizione dell'area balneare. Ma soffermo molto sulla possibilità di un collegamento fra la banchina di Riva è il molo di Soprafiuttu, perché la strada che noi oggi utilizziamo per andare a mare, dove i posti sono di parcheggio quelli che sono, ma non solo, attualmente è l'unica strada di collegamento con il molo di Soprafiuttu. Allora anche lì decidere dove verrà passaggio, se il passaggio dei mezzi pesanti verrà esternalizzato, è chiaro che tutta questa area di interazione città-porto tornerà nel pieno godimento della città. La discussione su quelle che possono essere le riqualificazioni degli edifici storici esistenti in quest'area. Poi ci sono tutte le problematiche da discutere per quello che sarà l'estensione dell'area città-porto a sud, e quindi come sappiamo il centro di raccolta, il Barradina, per stabilire quello che si deve fare per il depuratore, no? E quindi sulla possibilità di spostamento, di interramento o comunque dello sbocco a mare, che oggi sappiamo avviene nella parte a nord, nell'area vicino del Sole. Quindi sono tutti argomenti su cui l'accordo con l'autorità portuale doveva e deve riempire. E poi, per esempio, la necessità di prevedere delle opere urbanistiche aggiuntive per l'integrazione di alcuni quartieri. Noi abbiamo creato una zona di espansione, via Navarra, con Catalonicello, via Libertà, ma nessuna possibilità di connessione c'è fra queste zone e l'area portuale. Sappiamo tutti quando ne avremmo bisogno, che si creerà questa zona aperta al porto turistico, ma c'è una frattura tra queste aree e l'area turistica propriamente detto, per chi proviene da quelle zone. Altri argomenti sono importanti, sono le connessioni con le linee ferroviarie, il documento
diciamo, per i container, possiamo anche lì in un dialogo con l'autorità portuale dire la nostra. Franco e probabilmente la regione diciamo, approverà quest'area intermodale in zona industriale. Rispetto, un altro punto, rispetto delle concessioni storicamente esistenti nell'area portuale, quindi il mantenimento delle concessioni che in una logica di scontro con l'autorità portuale, cioè in una logica di scontro credo che avrebbero avuto dei segni fischi, voi sapete che attualmente vanno avanti a concessioni di un anno, perché proprio quella non è zona diciamo, definitiva per lo sviluppo di questi ambiti portuali. E poi la condotta idrica e soprattutto quelle opere di interventi per la regimentazione delle acque meteoriche che si sono create alla foce del Barratina nel momento in cui il banchinamento, diciamo, del porto ha alterato, diciamo, le quote altimetriche. Diciamo, sono tutti argomenti che noi comunque dovremo affrontare e che abbiamo rimesso nelle mani, diciamo, del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha deciso di non portare avanti il nostro... Abbiamo avuto la netta certezza. Sì, questa... Che facevano una spedizione punitiva. A quanto pare non si può... Vabbè, dicevo, il Consiglio Comunale noi abbiamo avuto la certezza che questo emendamento non doveva passare. Io mi sono chiesto, diciamo, il perché questo sia successo. In parte è stato visto in quel momento, perché noi nella pausa e nell'intervallo che c'è stato tra la prima e la seconda parte del Consiglio abbiamo avuto il sentore, la comunicazione che si era trovata una soluzione che comunque alcuni consiglieri, diciamo, non avrebbero votato contrari alla proposta di delibera. E quindi un po' è stato visto come un momento di ostacolo, cioè si doveva passare subito alla dichiarazione di voti, alla trattazione, e l'emendamento era visto come un fattore complicante, diciamo, questa posizione. E anche perché, devo dire, ma questa è una mia considerazione personale, ritengo che in alcuni elementi dell'opposizione un emendamento che, sebbene firmato da tutti i consiglieri, diciamo, di maggioranza, ma che avrebbe visto anche probabilmente l'approvazione un po' più larga, ma siccome era targato dal Partito Democratico in alcune posizioni dell'opposizione non doveva passare, perché ricordo che ancora oggi, diciamo, il nostro presidente non perde l'occasione per addebitare alcune nefandezze, diciamo, della nostra città al Partito Democratico. L'ha detto pure in aula quando ha chiamato questo mostro della banchina di Riva, questa mostruosità, addebitandola al Partito Democratico allora guidato dal senatore Lumia. E evidentemente la banchina di Riva fatta nel 1980, sì. Con tutto il rispetto al senatore Lumia, il senatore Lumia ancora ha fatto, ma questa non era la sua, ma in tante occasioni il Partito Democratico, ma succede esattamente, e c'erano gli, diciamo, gli amici tuoi di Canatozzo che hanno votato per fare questo film, esattamente, sappiamo qual è la verità. Però dicevamo che alla fine i fatti
ci hanno dato torto, dico, perché la votazione finale ha previsto gli 8 voti favorevoli e i 2 che si sono allontanati dall'aula. Devo dire, consigliere, qui va tutta la mia considerazione, perché l'hanno fatto con una certa sofferenza e con una certa responsabilità. Io credo che il motivo, diciamo, per cui il consigliere Filisi e il consigliere Montiguglia si sono astenuti è un motivo reale, diciamo, profondo, anche perché l'ha detto chiaro. No, il motivo generale è che c'era difficoltà sicuramente nell'opposizione a bocciare, e questo poi vi dirò anche perché. Anzi, ve lo dico subito, la difficoltà a bocciare ce ne siamo resi conto perché si erano trovati due escamotaggi per non arrivare alla votazione. Uno, la richiesta di non fare passare la delibera dal Consiglio Comunale, avendo messo avanti una pregiudiziale che poi è stata, come dire, confutata al segretario generale sulla obbligatorietà e sullo potere, diciamo, di vincolo del Consiglio Comunale. Quindi se fosse stata accolta sarebbe stato un motivo per dire non parta dal Consiglio Comunale. Questo è un atto deliberativo che se la vede la Giunta con la sua maggioranza, ma è evidente che non poteva non passare, in quanto l'obbligatorietà del passaggio è fondamentale per tutte quelle materie che riguardano quelle aree di connessione, che riguardano la pianificazione, diciamo, urbanistica di queste aree di connessione. Il parere non sarebbe stato non è vincolante, ma l'obbligatorietà a passare era fondamentale. L'altro espediente che mi ha fatto pensare che loro avevano difficoltà a votare un'opposizione, e che non è solo una questione di finanziamenti o di perdita di finanziamenti. Bene, subito dopo non aver ottenuto questa pregiudiziale è stato presentato l'anticipazione del punto 2, l'altra delibera, cioè era un modo di dire bocciateci questa delibera, se questa delibera non passa avrebbero avuto tutti i pretesti per uscire fuori dall'aula e lasciarsi cosa che io, non è solo un mio pensiero, quando si sono allontanati dall'aula poi quasi tutti i consiglieri dopo la votazione. Ma il motivo, diciamo, l'ha detto francamente, dico, e io lo guardo con rispetto il consigliere Filisi, no? Quando dice bene, nel momento in cui io devo decidere se devo vincere io politicamente o se deve vincere l'interesse per la mia città. Io, Nicola, non so se ricordo bene, ma circa le parole sono state queste. Allora vince la mia città, non vince il mio interesse politico. E di questo gliene do atto e stima. Questo significa che lui aveva giudicato la possibilità di qual era il progetto più attuabile, più realizzato, e che questo era l'interesse della città per un consigliere di opposizione. Altra cosa e altro senso di responsabilità e altro, secondo me, motivazione sono state quelle dell'astensione del Presidente del Consiglio, che nella
solo che alcuni non hanno capito quello che ha fatto il Partito Democratico, quello che è oggi il Partito Democratico, e che si liberano da certi schemi mentali. Questo mi dispiace vivamente. Scusa, solo una piccola presentazione importante, secondo me. Allora, una piccolissima presentazione che poco fa ho dimenticato di dire, e su cui mi ha fatto riflettere quando, proprio nelle interlocuzioni con Monti. Non dobbiamo dimenticare che la possibilità di scaricare qui dei contenuti darà la possibilità alla nostra zona industriale di avere un'ulteriore opportunità di quello di farlo diventare un polo logistico importante. Perché, e quindi potrebbe risolvere tutta una serie di problematiche legate alla famosa crisi della Repubblica. E questo è confermato dal fatto che io personalmente, ma anche l'assessore della portualità, il sindaco, riceviamo, vedete, giornalmente richieste da aziende di tutta Italia che cercano 3, 4, 5 mila metri quadrati dove allocarsi, preparare il sociale e fare proprio logistica, perché allora interessa fare tutto. Quindi questa è un'opportunità molto importante che viene da Monti. Pasqualino Monti diceva le potenzialità su questo aspetto per la Vicentina sono tantissime, davvero tante, perché noi che abbiamo un'idea di quello che succede in Italia da questo punto di vista è molto importante. Seconda cosa, mi sono ricordato guardando Mino Iniziano, perché da lui è fatta anche questa iniziativa. Tra gli investimenti previsti nel nostro territorio, siamo per ora in fase della commissione regionale, partirà anche l'impianto di TMB che servirà per le gestioni del rifiuto. Sono 37 milioni di euro, che porterà benefici enormi al nostro territorio e alla nostra città, sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di abbattimento del costo. È uno di quelli che ha seguito da tanti anni questa situazione. E quindi finalmente forse a gennaio febbraio potrebbero partire i lavori che dureranno 18 mesi circa e si potrebbe arrivare. E qui c'è un'ulteriore buona notizia, perché la SRL ha incardinato questo progetto nel PNRR stesso, dove ci sono fondi enormi che non riescono a spendere tutte le aree del sud, che potrebbe portare ulteriori agevolazioni. In che senso? Cioè, se anziché la società che ha vinto il project dovrà investire 25-30 milioni di euro, ne otterrà una parte dal PNRR, e questo andrà a giovamento del costo di conferimento a beneficio dei comuni che fanno parte dell'SRR. Per intenderci, noi nel contratto abbiamo 100 euro a tonnellata per il conferimento, attualmente ne paghiamo 250, tanto per intenderci. Solo per conferire i rifiuti organici ne spendiamo 250 e forse siamo arrivati già a 270 tonnellate. Lì invece il costo previsto è di 100-110 euro a tonnellata, e con, se dovesse esserci il ristoro per PNRR, addirittura questa cifra potrebbe essere dimezzata. Quindi siete a benefici enormi. Grazie, scusate. Sì. Ci sono altri interventi oltre a quello di Filippo, così diamo un ordine ai lavori. Mi pare di no, se arrivano. Vabbè, io ho due minuti, a così perché c'è l'ora legale, perché abbiamo un'altra ora qui. No, niente, io volevo dire questo, cioè noi perché abbiamo fatto oggi questa assemblea e diciamo così velocemente dalla votazione del DPSS in Consiglio Comunale e oggi.
perché abbiamo avuto la sensazione, non era solo la sensazione, ma Franco l'ha detto anche Vincenzo, che nella città ci fosse comunque una confusione enorme, in parte voluta, ma in parte data anche da come in questo anno e mezzo tutta la questione è stata portata avanti, nel senso che abbiamo colto il rischio che invece di ragionare su come questa questione si fosse voluta e al risultato in cui siamo arrivati, ci si spaccasse su chi sostanzialmente riteneva che la città fosse stata venduta a chi e chi invece in qualche modo sosteneva di aver avuto sempre ragione. Noi abbiamo dalla nostra parte il fatto che forse noi abbiamo avuto sempre ragione, cioè nel senso che dall'inizio abbiamo detto sia nel fronte, sia all'interno dell'amministrazione e sia anche nei rapporti con gli interlocutori, con gli altri interlocutori, il Comitato Porto, eccetera, eccetera, che tutto questo aveva, come dire, bisogno di un'attenzione. Abbiamo fatto infatti immediatamente un documento in 21 punti che abbiamo proposto all'amministrazione, che abbiamo pubblicizzato, eccetera, eccetera. Fin dall'inizio avevamo chiaro che c'erano delle questioni su cui, da cui si doveva partire e sostanzialmente e senza, come dire, avendo chiaro le questioni importanti da cui si doveva tenere ferma la barra, dovevamo arrivare in ogni caso ad una soluzione. E allora qual era la questione principale che si è portata avanti e si è salvaguardata nel piano finale? Innanzitutto il fatto che non fossero stravolte le strategie della città. La questione del porto turistico da un lato o dall'altro non era una questione, come dire, di collocazione tecnica, ma rispondeva a un bisogno che secondo noi è stato salvaguardato di mantenere aperte e in futuro sviluppare le strategie che questo comune aveva, in modo particolare in questo caso il parco termale e tutto quello che è legato alla situazione del parco termale. Dobbiamo ricordare che dall'inizio la prima ipotesi, che pure qualcuno aveva abbracciato, era quella che addirittura tutto il volo a nodo e addirittura i container andessero a finire quasi dentro quello che chiamiamo area circa, cioè tutta quella zona era assolutamente messa in discussione dalla. Allora, il risultato finale che oggi noi abbiamo è un risultato, secondo me, non solo di imposto, ma che ci permette di riaprire un confronto con tutti coloro che in questo anno e mezzo hanno portato avanti le loro idee, hanno lavorato, eccetera, eccetera. Perché la cosa peggiore che da questo può venire fuori che ci sia una spaccatura, che non è più assolutamente, come dire, non utile a nessuno su questa questione, una spaccatura che poi può portare in futuro a questioni che non servono a nessuno, ma che invece su quello da cui siamo arrivati, perché la questione non è che alla fine, la questione è, come hanno spiegato coloro che sono venuti così bene, da affrontare ora. Le questioni che noi abbiamo posto in questo emendamento sono tutte questioni fondamentali e importantissime che intervengono sulle aree di intersezione, intervengono realmente poi su come la città possa sviluppare attorno al porto veramente dei progetti che in questa città abbiamo da tanto tempo portato avanti. Per cui mi premeva dire che è necessario, ed era l'intenzione che noi avevamo nell'indire questa assemblea, innanzitutto di fare chiarezza, poi dopodiché ognuno può rimanere, vuol dire, più o meno soddisfatto del risultato a cui si è arrivato, però nessuno può assolutamente dire che la questione è uguale a come è partita. La situazione si è modificata, Franco l'ha spiegato in modo abbastanza chiaro, sempre tutti gli intervenuti l'hanno spiegato, per cui le ragioni di chi sosteneva quel tipo di come dire, del fatto che il porto non diventasse
di piena gestione dell'autorità portuale diventasse enormemente un porto commerciale e poco un porto turistico, in realtà è stato ribaltato. Cioè oggi noi abbiamo un porto commerciale che è assolutamente, come dire, ridimensionato, abbiamo un porto turistico che già in parte c'è, che conduce il tipo di posti barche, e abbiamo il molo a nord in cui non accercheranno barche, non accercheranno navi, e su cui si può sviluppare tutto quello che noi avevamo pensato fin dall'inizio. Io ritengo che questa assemblea abbia raggiunto, ovviamente, non solo per il presente, ma per coloro che l'ascolteranno, la vedranno poi dopo, in qualche modo ha chiarito quello che le questioni che c'erano sul Salpello. E voglio ripetere, non per orgoglio di partito, perché non serve, ma per, come dire, ritare il senso delle cose che abbiamo fatto. Noi su questa questione del porto, lo diceva Franco e gli altri, abbiamo fatto due iniziative pubbliche. È un'iniziativa interna di un seminario, io credo chiunque abbia fatto un seminario dalla mattina fino a notte fonda su questa questione. Siamo intervenuti su tutti i momenti in cui abbiamo dialogato, siamo stati gli unici tra i pochi che abbiamo, siamo intervenuti, in qualche modo siamo anche stati interlocutori molto, anche sulle questioni tecniche, con il comitato Poste e con tutti gli altri. Quindi questo ruolo noi lo vogliamo continuare a svolgere sia all'interno dell'amministrazione, in cui alcuni problemi, lo voglio dire, si sono prestati, perché qualcuno si è venduto l'orso, la pelle dell'orso, prima ancora di catturare l'orso, abbiamo avuto anche questo tipo di problemi. Per cui alla fine io pregherei anche qualcuno di non ragionare appunto in termini dell'abbiamo vinto, ma in termini di siamo arrivati a un risultato che è dignitoso e utile per la città su cui possiamo lavorare. Buongiorno a tutti voi, per chi non mi conoscesse sono Francesco Morodangelo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, grazie a voi per avermi invitato e soprattutto grazie perché oggi più che mai stiamo dimostrando di essere una coalizione, nel vero senso della parola. Io quest'oggi abbiamo parlato ampiamente della questione porto, ma ci tengo a prospettarvi quella che è la percezione del consigliere comunale che ha votato favorevolmente al DPSS. Questo perché? Per darvi anche uno spunto di riflessione e farvi capire perché un consigliere comunale arriva a votare positivamente, a prescindere dall'appartenenza politica. Io nel mio intervento in consiglio comunale l'ho detto in maniera molto chiara, in maniera molto concreta. In questo percorso di un anno che mi ha portato a questo voto favorevole, io ho sempre un attimino anteposto quelle che sono le mie aspettative riguardo la politica, ho sempre anteposto il mio essere giovane, il mio approccio leale e trasparente alla questione, e non ho mai neanche per un attimo messo dinanzi a me quelli che sono gli aspetti politici, appunto perché il tema non è politico al 100%, ma il tema, nel senso che non deve essere facente parte di uno schieramento politico, ma deve essere un tema che deve come dire, essere trattato con estremo rispetto, perché in questi temi non esiste politica, in questi temi non esiste appartenenza politica, in questi temi esiste semplicemente l'essere cittadino termitano, quindi essere capire perfettamente quello che si ha davanti, e poi l'approccio deve cambiare. Non deve, a me è sempre dispiaciuto in questo anno questa contrapposizione da chi la vede in un modo, per carità, tutto lecito, tutto dovuto, però sicuramente questo non ha fatto bene alla città. Io intanto ho preferito fare una mia idea personale, sono stato anche molto critico, devo dirvi la verità, non mi nascondo dietro un dito, molto spesso all'amministrazione comunale ho detto: ragazzi, guardate che il DPSS, parliamo delle prime, i primi, come dire, volumi, le prime pubblicazioni, manca qualcosa in questo DPSS, e se manca qualcosa c'è un problema, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo fare sempre di più. Ecco perché il mio approccio è stato sempre un approccio molto, come dire, attento sulla questione. Devo dire che ho trovato un'amministrazione comunale che ho sposato sin dall'inizio e che oggi sposo ancora di più, perché
Le critiche per esempio di un consigliere comunale giovane di 30 anni, ma non solo, le proposte del Movimento 5 Stelle, le proposte del PD, le proposte del Comitato Città Porto. Dico, il cittadino per la prima volta è stato attento, io ho profondo rispetto per chi non la pensa come me, ho profondo rispetto per chi magari non ha delle vedute quali le mie, però comunque bisogna fare sintesi, la politica ha il compito di fare sintesi, non possiamo perderci nei meandri dei discorsi, ma dobbiamo pensare alla concretezza. Noi abbiamo un porto che è immobile dal 2004, quindi entriamo nel mio pensiero, vi espongo il mio pensiero, il perché ho votato favorevolmente al DPSS. Abbiamo un porto fermo da quasi 20 anni. Che prospettive ha un giovane di questa città di rimanere a Termini? Nessuna. Oggi perché un giovane di 30 anni o di 22 o di 23 o di 25, qual è il motivo per cui lui debba rimanere qui a Termini Imerese? Nessuno. E allora io ho il compito, io politico ho il compito di non fermare questa città. Io non ho due prospettive, non ho il DPSS e un'altra prospettiva. Io ho un progetto dove il mio interlocutore non è l'ultimo chiodo della carrozza, ma è il dottore Monti, e come ha detto il professore Fasone, c'è rispetto istituzionale. Non c'è fiducia al 100%, ma c'è rispetto istituzionale. Abbiamo fatto un anno di interlocuzioni, che non è poco. Io ho partecipato a parecchie riunioni e in queste riunioni si aggiungeva sempre un tassello in più, perché l'amministrazione non è stata lì a guardare. Ecco, apro un piccolo inciso. Mi dispiace sentire sui social terminologie di consiglieri comunali sotto ricatto, terminologie di consiglieri comunali che in posizione prona hanno votato il DPSS. No. Il consigliere comunale ha votato favorevolmente o non favorevolmente, per carità, io ringrazio chi ha dato la possibilità che questo DPSS in qualche modo passasse, però dico, c'è chi ha votato favorevolmente come me, che non è stato ricattato da nessuno, il mio voto è un voto consapevole, ho un progetto con fondi finanziati dal PNRR, ho un progetto nel quale io ho contribuito, la coalizione ha contribuito per raggiungere l'obiettivo. Ora però la questione è il dopo, quindi è importante questa assemblea che oggi avete fatto e che sposo pienamente, ed è importante capire il dopo, quindi complimenti a tutti voi per aver realizzato questa assemblea e soprattutto per l'attenzione che avete posto all'interno del tema porto. Noi del 5 Stelle abbiamo fatto esattamente le stesse cose, nel senso che abbiamo fatto parecchie riunioni, interlocuzioni, abbiamo studiato la questione, anche noi siamo attenti a quello che è l'ambiente, salvaguardia del territorio, e siamo fortemente attaccati a quella che è la democrazia partecipata, e quindi riteniamo che queste forme di assemblea siano doverose e corrette. E detto questo, mi auguro insomma che questa situazione porto ora possa davvero decollare, che possa essere volano di sviluppo per questa città, che non può meritare assolutamente altri anni di, come dire, non può rimanere immobile per altri anni, e soprattutto perché questa città ha bisogno dei giovani che ormai, guardiamoci, non ci sono più. Io ho molti amici, l'ho detto nel mio intervento in Consiglio Comunale, che non vedo da anni ormai, e quindi dobbiamo cercare un attimino di essere concreti, poche chiacchiere, lavoriamo, e questa città ha bisogno di noi, noi ci siamo, e quindi grazie all'amministrazione comunale, grazie a voi per questo incontro. Direttrice, barra dritta, si va avanti e dobbiamo lavorare, quindi buon lavoro a tutti noi, grazie. Brava. Sì. Ci sono altri interventi? C'è qualcun altro che vuole parlare? Non mi pare. Allora, realmente 30 secondi, perché nonostante Filippo ci ha ricordato che siamo oggi con un'ora d'anticipo rispetto agli appuntamenti mondiali, credo che comunque un borbottio cominci ad arrivare. E prima di dimenticarlo, un ringraziamento dovuto e sincero a Teletermini, che ha ripreso questa nostra assemblea come sempre ha fatto, anche l'applauso si può fare. Teletermini, Toto Scaccia qui presente, sono un importante strumento di informazione per la nostra città, perché sappiamo le difficoltà che si vivono oggi nel partecipare alla... E c'è
Franco che fa al solo mi ricorda che tra poco c'è un buffet giusto per rinfrescarci, stante anche la calura odierna. Allora, realmente pochissime cose per chiudere. Abbiamo avuto modo, ognuno dal nostro punto di vista, di mettere in evidenza quello che è stato il percorso e abbiamo condiviso la necessità di stare uniti insieme per quello che sarà il proseguo di questa nostra azione di governo. Franco, con l'ultima tabella Excel, ci ha riportato sul nostro pianeta, che non è il pianeta solo ed esclusivamente del porto. Il nostro pianeta è la città di Termini Imerese e le sue relazioni nel comprensore all'interno del quale insiste. Quell'elenco che ha mostrato in modo molto chiaro ci dice una cosa ineluttabile: Termini Imerese è al centro di relazioni logistiche e non solo, imprescindibili per quello che è il nostro ragionamento sullo sviluppo di questa città. Il fatto che è Terna, il fatto che è RFI, il fatto che è SNAM, il fatto che è l'autorità portuale, non sono cose che capitano per caso o che abbiamo deciso noi. Sono cose che per fortuna, e questo lo utilizziamo per valutare anche, come dire, l'imparzialità del ragionamento, si decidono. Come? I finanziamenti sulla sanità, cosa sulla quale ci siamo ulteriormente spesi, ma il quadro che abbiamo lì rappresentato ci restituisce un'immagine molto chiara della nostra città, quale centro nevralgico negli scambi di vario genere e natura, non soltanto commerciali evidentemente. Allora, il purtroppo dove sta nella nostra città? Il purtroppo sta, che per noi è un per fortuna, che questa città riesce ad avere anche molto altro. Noi non siamo una città che rappresenta soltanto un punto in una carta geografica valorizzabile dal punto di vista logistico. Il nostro purtroppo è che questa rilevanza dal punto di vista logistico nel corso della storia ha dato la possibilità a questa città di vedere insistere su questo nostro territorio civiltà su civiltà che hanno lasciato a noi in eredità un patrimonio culturale di bellezze naturalistiche, quelle le avevamo a prescindere, che vanno al contempo valorizzate. E allora la nostra complessità di ragionamento deve essere in grado di cogliere questo almeno doppio ambito, tanti altri ce ne sarebbero. E lì l'intervento su Santa Chiara, lo spazio culturale, è lì l'intervento che si vuole fare sulla dimensione turistica e sul parco termale, sono tutte cose che si riescono a tenere insieme se abbiamo voglia e capacità di sforzo su questo. Noi credo che dobbiamo continuare su quella che è la strada che sin qui abbiamo tracciato, sui contenuti dell'emendamento che abbiamo qui oggi ulteriormente messo a disposizione della nostra città, ritorneremo nelle prossime settimane e siamo certi che mantenendo questa dirittura morale per prima cosa sul dibattito che siamo stati in grado di metterci noi, ma non solo, assolutamente non abbiamo questa presunzione, si troveranno tante persone disponibili a dire mai contro la nostra città. E in questo ho apprezzato anche l'intervento che ha rimarcato Enrico Corpora sull'atteggiamento ad esempio di Salvatore Di Risi, di Gaetano Conteguglia in Consiglio Comunale. Io credo che, conoscendo Salvatore, la scelta fatta sia stata proprio in questi termini del mai contro la mia città, a prescindere da quelle che sono le posizioni politiche. E allora quello che ci può tenere insieme in queste prossime settimane, vista che la cornice è stata definita, è proprio quello di stare tutti insieme rispetto a quello che sarà il contenuto operativo e non solo da dare a questa cornice. Abbiamo la cornice, il quadro e i colori li dobbiamo ancora scegliere tutti insieme. Se abbiamo questa consapevolezza, sono sicuro che il lavoro che ne verrà fuori sarà di miglioramento per la nostra città.
dove l'obiettivo è quello che più volte oggi è ritornato, il tema di quei ragazzi che per noi, delle ragazze che per noi rappresentano il futuro della nostra città. Il nostro sguardo non può che essere a loro. E non lo dico chiaramente con vena polemica, io sono stato tutto il giorno seduto qui, Noemi qui accanto a me, e vedevo sia voi seduti lì e i ragazzi lì a, giustamente per carità, a fare il loro aperitivo, brunch come oggi si dice. Non ce n'è stato nessuno, nemmeno uno che per pura curiosità dice ma che stanno facendo? Ecco, dobbiamo avere anche questa capacità di recuperare il loro slancio, perché paradossalmente riguarda più loro che noi, cioè di cui noi stiamo parlando. E allora questa immagine ve la restituisco dal mio punto di vista. Lavoriamo anche molto, non sto dicendo che loro hanno torto o che hanno sbagliato, sto dicendo che c'è qualcosa che non va, e quando c'è qualcosa che non va una parte dipende anche da noi. Quindi con questo spirito e questa voglia di rimettere in piedi energie e forze ci rivedremo sicuramente presto. Grazie a tutti.